Benvenuti, oggi in qualche modo è una tappa di un grande percorso, il percorso dell'Innovation Village e in qualche modo ora abbiamo ovviamente un momento di, come dire, raccolta per capire un pochettino dove va l'innovazione e che cosa si può fare per l'innovazione. Facciamo una piccola premessa: l'Innovation Village è una fiera evento prodotta e commercializzata in esclusiva di Knowledge for Business. Nel 2022 è arrivata la sua 7ª edizione. La manifestazione è promossa e sostenuta dalla Regione Campania, in particolare dall'Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Startup, ed è organizzata in collaborazione con Enea, EN, Consorzio Bridge Economies, Sviluppo Campania, TechUp, vari altri partner, tra cui le Università della Campania, il CNR e i distretti ad alta tecnologia, oltre che agli ordini professionali e varie aziende. A parlare con noi ora ci saranno in particolare Oscar Amerighi di Enea, che è in collegamento, ma soprattutto Valeria Fascione, l'assessore della ricerca, innovazione e startup della Regione, e Anna Maria Capodanno di Knowledge for Business. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto sono Anna Maria Capodanno della Knowledge for Business, la società che gestisce e produce Innovation Village. Grazie a tutti di essere venuti. Io volevo solo anticipare, diciamo, quelli che sono un po' i temi della giornata, ma soprattutto gli appuntamenti che avremo durante l'anno, perché Innovation Village appunto avrà varie tappe. Cominciamo oggi, ma poi proseguiremo con un programma molto intenso quest'anno. Alcuni eventi li faremo a Procida, con Procida Capitale Italiana della Cultura, quindi il primo il 22 maggio, ma poi a giugno ritorneremo sempre a Procida ad ottobre e proveremo quindi a raccontare l'innovazione appunto con la cultura e quindi tutte queste esperienze, insomma, che stiamo valutando e che sono veramente molto molto interessanti. E quindi, insomma, l'hackathon, quindi un'esperienza per raccontare, per coinvolgere ragazzi e innovatori, e poi una semifinale specifica del nostro premio dell'Innovation Village Award, che tra un po' presenteremo insieme ai nostri partner, che appunto specifica sulla verticale cultura. Oltre a Procida, quest'anno Innovation Village farà anche una puntata fuori regione, perché andremo a Roma e racconteremo dell'innovazione connessa al Made in Italy all'interno del Digital Sustainability Expo. Avremo la presidente e l'organizzatrice tra poco qui con noi. Quindi un programma veramente ricchissimo, che poi si concluderà il 27 e il 28 ottobre all'interno della seconda tappa di Innovation Village, che faremo sempre qui a Città della Scienza. Ringrazio il direttore e i colleghi di Città della Scienza per l'ospitalità, e quindi due giorni pieni veramente di eventi che stiamo già costruendo su quelli che sono i temi per noi, diciamo, fondamentali: l'economia circolare, la sanità, insomma tutto quello che appunto riguarda l'innovazione. Recupereremo quest'anno, e sono molto contenta per questo, anche la parte espositiva, che ovviamente nelle versioni digitali era mancata. Quindi, insomma, tanti appuntamenti quest'anno. Cominceremo stamattina, l'assessore tra un po' presenterà i progetti finanziati sul bando ecosistema sistema dell'innovazione, poi avremo appunto la presentazione del premio dell'Innovation Village Award, che è per noi diventato un evento nell'evento, quindi una grande opportunità. Lanceremo stamattina la call per presentare progetti di innovazione appunto su varie tematiche, poi lo scopriremo dopo, insomma ci sono tanti tanti premi. E oggi pomeriggio invece anche cose interessanti, un workshop sul Digital Gender Gap, quindi insomma proveremo a parlare anche di questo. Quindi benvenuti a tutti, buon lavoro, ci rivediamo per il premio alle 12, ma insomma la mattinata è lunga e continuerà appunto con l'intervento sui bandi dell'ecosistema dell'innovazione. Grazie. Allora, io prima di dare la parola all'assessore farei vedere un attimo, proprio in linea con quanto ha detto Capodanno, un piccolo video introduttivo che racconta un pochettino Innovation Village.
professore? Allora, diciamo che questa è una di quelle manifestazioni che comunque è sostenuta e promossa anche dall'assessorato e che parla di innovazione. Innovazione se ne parla in campagna, ma non è soltanto in campagna, ma è vero che da qui nascono tante cose, come poi si parlerà anche nei prossimi eventi della giornata. Quindi volevo un attimino un po' un suo commento sullo stato delle cose e anche proprio sull'Innovation Village oggi. Buongiorno a tutti, sono ovviamente felicissima di essere qui in presenza, di essere qui a Città della Scienza. Saluto anch'io il direttore Massimo Cavaliere e tutti i colleghi che rivedo con piacere, e ovviamente ringrazio Knowledge for Business che ospita nell'ambito di questo bel contenitore ogni anno nei suoi diversi appuntamenti le novità che la Regione Campania mette in campo, insomma, a favore dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione della Regione Campania. Devo dire, anche vedendo il video, che mi fa molto piacere che il concept, il format si è evoluto, anche l'innovazione innova se stessa, e questa idea di avere più tappe che presidiano in qualche modo, danno anche un senso identitario a dei luoghi, luoghi di innovazione, luoghi che sviluppano nuovi contenuti, anche la tappa romana, insomma, sulla sostenibilità. È una logica collaborativa che, devo dire, Innovation Village ha sempre avuto. Ogni anno, insomma, anche il partenariato, al di là di consolidare partenariati storici, però si amplia sempre di più. Insomma, mi piace, Anna Maria, vi faccio i complimenti anche per questo lavoro così interessante che state sviluppando nell'ambito del programma di Procida Capitale. Insomma, è giusto che tutti quelli che parlano di innovazione, parlano anche di innovazione sociale, di cultura e di bellezza, in qualche modo contribuiscano alla migliore riuscita di Procida Capitale e la cultura, a cui, insomma, tutti noi teniamo veramente tanto. Andando un po' veloce, perché poi credo che, insomma, dopo l'intervento del collega dell'Enea entreremo direttamente nel merito dei contenuti, anche delle iniziative che quest'anno portiamo qui come Regione Campania all'Innovation Village. Abbiamo due momenti importanti, uno appunto che seguirà tra pochissimo, dove abbiamo voluto presentare i progetti che sono stati finanziati nell'ambito delle misure di rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione. Sono tante, e di questo sono contenta. C'è stata anche una selezione molto molto importante, perché abbiamo avuto veramente tantissime proposte, e è una misura che ha dovuto attendere, e lo sanno bene tutti i responsabili delle varie ATS, perché ci tenevamo a che questi interventi potessero essere realizzati in presenza. Era un'attività di animazione, di scouting, di collegamento con i territori, di ammaiamento con i territori, di un lavoro fatto sulle persone, e il lavoro fatto sulle persone deve essere fatto anche, one to one. E quindi è una misura che, insomma, abbiamo rimandato più di una volta, in attesa che anche le dinamiche, del Covid fossero un po' più serene per tutti. E quindi finalmente ce l'abbiamo fatta, insomma, e poi ne parleremo un po' più a lungo, a brevissimo. L'altro tema che abbiamo voluto portare qui è un secondo tema che ci sta molto molto a cuore, che è quello di individuare, anche in un momento in cui siamo in partenza con la programmazione comunitaria, sono giorni, mesi, questi ultimi, inizio 2022, per noi molto molto intensi, perché abbiamo chiuso, e proprio nella giunta della scorsa settimana è stato approvato il piano, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Sull'FSC già abbiamo dato i nostri contributi, stiamo chiudendo la nostra RIS. Comunque è un momento in cui si stanno facendo scelte importanti che ci accompagneranno per il prossimo futuro, per i prossimi anni, quindi vanno fatte con molta attenzione, e soprattutto nell'ambito anche del Fondo Sociale Europeo, ma anche nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, c'è una componente importante dedicata
intanto a come superare le barriere che ancora sono presenti nell'ambito della società civile, della società industriale, della società imprenditoriale, ma anche nel mondo della ricerca e dell'università. Insomma, sappiamo i dati italiani anche sul DESI, il famoso indice che verifica ogni anno, insomma, le diverse componenti a livello infrastrutturale, a livelli progettuali, a livello di accessibilità dei servizi, di connessione a internet, sulla banda ultra larga, insomma, tutti i diversi aspetti della digitalizzazione, diciamo, del livello di digitalizzazione del nostro sistema paese, di tutti i paesi europei, e l'Italia, insomma, su alcuni criteri ha ancora molto da recuperare. E uno che ci sta particolarmente a cuore è come, diciamo, trovare delle modalità anche di policy per superare il gender gap sul tema della digitalizzazione, quindi come promuovere l'accesso alle competenze digitali anche da parte delle ragazze. Questo è un tema che ci sta a cuore in maniera trasversale, cioè abbiamo fatto, poi ne parlerò dopo, interventi importanti per promuovere la cultura digitale anche nelle scuole. Conoscete, spero, tutti il nostro programma pilota di cambiamenti digitali con la M grande, che abbiamo voluto, diciamo, portare nelle scuole secondarie di primo e secondo livello, i nostri dottorati industriali digitali. Insomma, abbiamo fatto veramente tanto, anche i nostri hackathon, insomma, per creare una community che fosse, diciamo, pronta per queste sfide. Ovviamente la famosa generazione Z questo problema non ce l'ha, ma ce ne ha altri, cioè di come gestisce il digitale rispetto poi ad altre tematiche. Però il tema delle ragazze e delle donne in generale è un tema veramente da affrontare con molta attenzione, e quello che faremo oggi pomeriggio è una sessione in cui ascolteremo chi ha già messo in campo delle buone pratiche, chi già ha idee o chi le idee se le sta costruendo nell'ultimo miglio. Cercheremo di raccogliere il tutto e di prendere spunti per delle progettualità. Quindi io, diciamo, mentre in questo primo momento di condivisione presenteremo delle opportunità ready to use, in particolare le call aperte su l'avvio di questi percorsi di animazione e scouting per lo startup di impresa innovativa, nel pomeriggio sarà un momento più di ascolto per condividere insieme nuovi percorsi. Voglio dire solo un'ultima cosa, che oggi è il 9 maggio, abbiamo scelto questa data non a caso, Anna Maria lo ricorderà. Da sempre, sia questo luogo, Città della Scienza, sia noi come regione, sia immagino tutti voi, cercate di dedicare del tempo, delle energie, dei contenuti a questa giornata così emblematica. Io particolarmente ne sono molto affezionata. Ricordo ancora, guardo Anne-Marie, le tante iniziative straordinarie che abbiamo fatto anche nel passato, quando, insomma, erano altri tempi, e qui avevamo migliaia di ragazzini che venivano a festeggiare la festa dell'Europa con delle bandiere ovunque, che è il nostro simbolo, le nostre stelle. E oggi è un giorno in cui questa Europa, diciamo, sappiamo che deve essere ancora più forte, ancora più integrata, che grazie all'Europa, diciamo, stiamo cercando anche di contrastare gli espansionismi. Non voglio, diciamo, entrare di che cosa vuol dire per qualcun altro questo 9 maggio, perché c'è su tutti i giornali. Quindi mi sembra molto emblematico che noi oggi festeggiamo un'Europa di valori, di inclusione, di valorizzazione delle differenze, di paesi che condividono uno sviluppo sostenibile per tutti e inclusivo. E cosa significa il 9 maggio, diciamo, per un pezzo ancora di Europa, perché è sempre Europa, almeno fino, diciamo, agli Urali, come questo 9 maggio rappresenta altro. Quindi ancora di più mi fa piacere che siamo qui a condividere questi obiettivi e che, diciamo, possiamo ognuno di noi portare avanti, soprattutto in campo scientifico, nel campo della ricerca, dell'innovazione, perché sappiamo bene, e lo ripeto sempre, anche il Covid ce l'ha insegnato, l'aver trovato i vaccini in tempi record rispetto, insomma, ai classici percorsi di sviluppo di nuovi farmaci, è proprio perché quando ci si mette insieme, e il mondo della ricerca è un mondo aperto dove si condividono obiettivi al di là, diciamo, di chi li propone, ha fatto fare veramente dei progressi alla scienza e soprattutto ha, diciamo, evitato la catastrofe, perché questa pandemia è stata fermata almeno nella sua gravità grazie ai vaccini. Quindi la scienza unisce, la cultura unisce, l'innovazione unisce, e siamo qua oggi per parlare proprio di questo. Grazie.
Ecco, proprio su questa cosa dell'Europa, tra l'altro un'Europa che è anche simbolo di un'innovazione che può essere anche grazie alle nuove tecnologie anche un'innovazione sociale, lancio invece l'invito a Oscar Amerighi di Enea, responsabile progetto Enterprise Europe Network Bridge Economies, a diciamo in qualche modo dire la sua su questa giornata. Buongiorno a tutti e a tutti, innanzitutto mi scuso e sono molto dispiaciuto di non poter essere presente oggi a Napoli in occasione di questa giornata inaugurale dell'edizione 2022 di Innovation Village. E a questo proposito vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori, Anna Maria Capodanno e Knowledge for Business, per avermi dato questa opportunità di fare un intervento quantomeno in videocollegamento. Anche quest'anno come Enea siamo partner del consorzio Bridge Economies. Bridge Economies è uno dei 5 consorzi italiani membri di Enterprise Europe Network, una rete creata per accrescere proprio il potenziale innovativo e competitivo delle piccole e medie imprese nei mercati europei ed internazionali. Enterprise Europe Network è presente in 54 paesi, non solo europei ma anche extraeuropei, ed è formata da circa 600 organizzazioni, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, agenzie regionali di sviluppo, centri di ricerca, centri universitari, in cui operano professionisti esperti di servizi alle imprese. Bridge Economies, il consorzio di cui facciamo parte, è composto da 13 partner e come consorzio opera nelle regioni del Mezzogiorno, dall'Abruzzo alla Sicilia. Enea, come Enea nello specifico, operiamo nelle regioni Puglia, dove collaboriamo sul territorio con Unione Camere Puglia e con il consorzio CETMA, e in Campania, dove collaboriamo con Simpresa, l'agenzia speciale della Camera di Commercio di Napoli, che è anche coordinatore del progetto Bridge Economies, e con Unione Camere Campania. Il nuovo progetto Bridge Economies è partito ufficialmente al 1 gennaio del 2022 e avrà una durata 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2025, e pone una forte enfasi su 3 tematiche in particolare: sostenibilità, digitalizzazione, resilienza. Queste tematiche vanno ad affiancare e ad integrare le tematiche dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, che sono da sempre al centro della strategia di supporto alle aziende nell'ambito di Enterprise Europe Network. E proprio nell'ambito della partecipazione di Enea al progetto Bridge Economies e la rete N nasce la collaborazione con Knowledge for Business per l'evento Innovation Village, evento che ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la creazione di circuiti collaborativi tra imprese e ricerche, focalizzati sull'innovazione e sui nuovi scenari di Industria 4.0, quindi il tema che torna della digitalizzazione, sull'economia circolare, quindi il tema della sostenibilità, nonché su diversi settori di applicazione, dall'agroalimentare all'edilizia sostenibile, dall'automotive ai trasporti ai materiali, energia, fino alle industrie culturali e creative. Nell'ambito della manifestazione Innovation Village, a partire dall'edizione 2018, come Enea e N, abbiamo organizzato un brokerage event internazionale, ossia un'iniziativa rivolta alle aziende e alle organizzazioni provenienti da diversi paesi, con l'obiettivo di trovare potenziali partner e creare partnership tecnologico, di tipo commerciale o di ricerca. Questo tipo di eventi rappresenta un'importante occasione di incontro tra la domanda e l'offerta espressa da aziende, start-up, PMI, università ed enti di ricerca. Nelle prime 2 edizioni, del 2018 e 2019, l'evento si è svolto con incontri bilaterali e B2B fisici, ha visto la partecipazione di circa 50 soggetti, ciascuna edizione, con 137 meeting il primo anno e di 250 meeting organizzati il secondo anno. Un dato interessante: i partecipanti delle prime 2 edizioni provenivano da 7 paesi il primo anno e da 9 il secondo. Con le edizioni 2020 e 2021, a causa della pandemia, si è passati ad una modalità di incontri virtuale, quindi di incontri online. Tale modalità ha fatto partecipare, aumentare in maniera sensibile il numero di partecipanti fino a circa 300, con più di 300 meeting effettuati nel 2020. Ma il maggior incremento che abbiamo potuto osservare è legato al numero di paesi di provenienza dei partecipanti, con 29 paesi di provenienza dei partecipanti per l'edizione 2021. Sulla base di queste esperienze e dei dati di partecipazione che vi ho appena accennato,
anche per il 2022 proporremo un brokerage event internazionale in modalità virtuale. L'evento sarà realizzato pochi giorni dopo la tappa conclusiva di Innovation Village, come ricordato all'inizio, il 27-28 ottobre 2022. In particolare, il Virtual Brokerage Event internazionale si terrà dal 2 all'11 novembre 2022, quindi 10 giorni in cui startup, PMI, soggetti di ricerca nazionale e internazionale avranno l'occasione di incontrarsi e confrontarsi per creare partnership e opportunità di collaborazione. Oggi, con l'inaugurazione di Innovation Village, parte pertanto un percorso di eventi estremamente stimolanti e interessanti. Mi auguro che anche l'evento che stiamo organizzando in collaborazione con Innovation Village possa essere un'opportunità per tutte quelle aziende interessate all'innovazione, alla sostenibilità e alla crescita, anche sui mercati internazionali. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo agli organizzatori Innovation Village per questo percorso ricco veramente di eventi che si va ad avviare oggi e ringrazio nuovamente per l'opportunità di collaborazione. Grazie mille. E allora a questo punto io inizierei proprio, entrerei nel vivo e quindi chiamerei al tavolo dei relatori a raggiungere l'assessore Fascione anche Bruno Uccello, cioè, okay, Luca Tesauro, Giulio Murolo, Mariangela Contursi, Marco Iurio e Massimo De Falco. Piccola premessa, ovviamente saranno degli interventi brevissimi, sarò tipo il vostro timer, 5 minuti più o meno a testa. Io inizierei proprio dall'assessore perché in qualche modo in questo momento presentiamo i programmi di idee, generation e accelerazione proprio per le startup innovative finanziati dalla Regione Campania e quindi in qualche modo è il modo per mettere in moto l'ecosistema, no? Sì, questa è una misura a cui, come dicevo prima, attengo veramente moltissimo perché so bene che sono attività ad alto valore aggiunto e che in genere non vengono spondate su altre tipologie di progetti. Lavorare sui territori, provare a creare dei momenti di, anche di ispirazione per ragazzi, lavorare all'interno delle università, cercare insomma di portare a valore anche delle idee che magari sembrano all'inizio non per forza percorribili e invece poi lavorarci su e trasformarle in idee vincenti. Comunque sappiamo che per fare una buona impresa c'è un lavoro a monte, una buona nuova impresa, c'è a monte un lavoro incredibile e che il nostro è un territorio con delle potenzialità incredibili. Ricordo sempre, vedo anche dei ragazzi, che siamo una regione che esprime moltissimo in questo senso. Siamo la terza regione italiana per numero di start-up, siamo Napoli è la terza città italiana per numero di start-up e siamo la regione che ha avuto il maggior tasso di crescita dal 2015 ad oggi a livello italiano per numero di start-up, quindi c'è proprio un'onda di creatività che sta montando e che noi vogliamo sostenere e la vogliamo sostenere a monte con queste attività che adesso verranno presentate e a valle, perché sapete bene che diciamo è un circuito virtuoso, animazione, scouting, accompagnamento alle nuove idee di imprese e poi gli interventi per sostenere la nascita e il consolidamento di impresa. Abbiamo recentemente aggiunto importanti risorse anche sull'ultimo bando Startup 2020 con altri 12 milioni che hanno portato all'investimento totale della regione sulle startup su 50 milioni, che è veramente una cifra importante, dedicate a nascita e consolidamento di startup, senza dimenticare tutti gli interventi per il sostegno all'internazionalizzazione delle startup in termini proprio di prodotto e servizi, l'Erasmus delle startup per sostenere le competenze a livello internazionale, le premialità date alle startup sul tech transfer, insomma la piattaforma di Open Innovation per dare un nuovo marketplace alle startup. Voglio dire, abbiamo cercato di seguire con ogni strumento a secondo del livello di sviluppo tutto il percorso di crescita di una startup. Oggi vengono presentati questi progetti
di cui sono molto felice. E non dico più niente perché sennò non mi prendo tutto il tempo. E ci sono 6 progetti che presentano le call, a cui Paola diamo 7-8 minuti perché sennò non c'è differenza tra chi ha una call e chi no, e gli altri 5 minuti perché stanno ancora lavorando sulle call. Abbiamo fatto i calcoli con Anna Maria, ce la dovremmo fare, però devi essere bravissima poi a mantenere questi tempi. Okay? Va bene, io mi limiterò soltanto a dire nome e carica e poi partite, okay. Così ottimizziamo. Allora, io partirei proprio da Bruno Uccello, presidente consorzio Area Tech Bagnoli, capofila del progetto Digital Tech Challenge. Buongiorno e grazie agli organizzatori, grazie soprattutto alla nostra vulcanica assessora Valeria, che devo dire che sta portando un valore aggiunto da parte della Regione all'ecosistema innovativo che veramente era atteso per conoscendo la persona, ma a pochi, credo che abbia pochi riscontri in altre regioni del paese. Venendo a noi, Digital Tech Challenge, eccolo qua, è un'iniziativa a valere sul bando dell'ecosistema di cui stiamo parlando. I promotori sono il consorzio Area Tech Bagnoli, che è un consorzio di ex startup, non siamo più 4, non siamo più giovani, non siamo più nel garage, diciamo, ex startup purtroppo, di ex startup nate proprio nell'incubatore qui accanto. E attualmente il raggruppamento è composto da 14 imprese, cuba un fatturato intorno ai 55 milioni di euro e ha circa 400 addetti. Ci siamo uniti per questo programma con Sky Comunicazione, che è un leader in questo settore. Ricorderete sicuramente la manifestazione Heroes Maratea ed altre di cui è stato protagonista Sky. Ci siamo rivolti ai settori ambiente, energia, aerospazio, biotecnologie, trasporti, logistica e beni culturali. Sembrerà un portafoglio abbastanza ampio, e questo è dovuto al fatto che abbiamo un forte partenariato di Open Innovation che vi illustrerò dopo. I destinatari, come da bando, sono praticamente chiunque, chi è ricercatore, chi è startup, chi è intenzionato a verificare la validità della propria idea. Precondizione che abbiano sede in Campania o che abbiano in programma di fare eventualmente una sede in Campania. I partner che vi dicevo prima, innanzitutto, per chi abbia visto le presentazioni precedenti del nostro programma, c'è un nuovo ingresso. Abbiamo fatto un accordo con L Venture, che penso che conoscerete, diciamo, è uno dei maggiori fondi di investimento in alcuni settori innovativi inclusi nel nostro programma, e quindi L Venture seguirà le nostre proposte, collaborerà ed eventualmente valuterà attentamente la finanziabilità. Altri partner finanziari sono GoPMI, che è l'unica piattaforma di crowdfunding basata a Napoli, con diretta preferenza per le startup campane, che in questo caso per questo programma è alleata con Upstart, che sicuramente conoscerete, di Bergamo, che è la seconda piattaforma più importante di crowdfunding, più importante d'Italia, Seed Money, acceleratore di startup, ma soprattutto i partner industriali, perché questo è un programma di Open Innovation. Il partner importante è il gruppo Digital Value, che è un gruppo tecnologico quotato in borsa, nella borsa italiana. Per darvi un'idea, sviluppa un fatturato superiore ai 500 milioni di euro con 400 addetti, quindi ha un fatturato su più di 1 milione ad addetto. Perché? Perché si concentrano sulla parte apicale delle varie tecnologie, e loro hanno cominciato a lanciare sfide, alcune già registrate sulla piattaforma visibili sulla piattaforma della regione, altre in corso di approvazione. Comunque è un work in progress. TVP Solar è un'azienda interamente di proprietà svizzera, ma
perfettamente campana, costituita e attiva ad Avellino, è uno dei leader mondiali delle energie alternative, ha diversi brevetti che ne danno un grosso vantaggio tecnologico. E poi Superabile Onlus, che è un'associazione, devo dire, molto, molto ficcante, molto presente, che riunisce delle persone con disabilità che collabora con la nostra iniziativa. Queste ve le ho già anticipate per essere più rapidi. Le fasi sono scouting, che è quello che attualmente è in corso. Stiamo collaborando con le 5 università campane, con altre sono in corso formalizzazione di accordi, per appunto fare scouting, quindi raccogliere idee sulla base delle sfide che sono state lanciate e che sono in corso di lancio. Poi c'è il discorso di idea generation, che sostanzialmente è un affinamento e qualificazione delle idee e anche del team, perché noi ci occuperemo anche di integrare il team con eventuali figure mancanti. Business validation è la formalizzazione dell'idea calata su un business plan, su uno studio di fattibilità, su uno studio sulla valutazione della eventuale difendibilità della proprietà intellettuale, che poi viene proposta sia ai partner di Open Innovation, sia all'investitore, alle venture e sia alle piattaforme di crowdfunding. Le università sono praticamente tutte. Una cosa importante che ci teniamo a dire è che ci siamo dotati di un comitato, nel nostro piccolo, di un comitato tecnico-scientifico che farà tutte le valutazioni, quindi i giudizi dentro, fuori, valido, non valido, le mille decisioni da prendere oggettive, ma si sa che nel campo delle start-up c'è una notevole componente di soggettività, no? Di capacità di visione futura. Noi le abbiamo affidate a un comitato tecnico scientifico che è composto, presieduto da Nicola Pasquino, che penso conoscete, emerito professore del Dipartimento di Ingegneria della Federico II, Adele Taralbo, che è un'esperta economista commercialista, e Sergio Aiani, che è il CTO del gruppo Digital Value, è una delle persone in assoluto più competenti in diversi settori tecnologici. Come partecipare? Molto semplice. Si va su questo sito dal nome complicatissimo, però, digitaltechchallenge.it. Ci si compila il form di partecipazione e si viene contattati. Quindi diciamo, tutto molto semplice. Abbiamo già diverse candidature. Abbiamo un target di 15 adesioni, di 15 start-up che aderiscono. Devo dire che siamo già oltre la metà, quindi se qualcuno avesse interesse sarebbe cosa buona anticiparsi, diciamo. Considerando che il programma è totalmente gratuito, è previsto un rimborso spese per chi lo porta a termine e c'è un investimento importante in collaborazione con la Regione che supera i 25.000 euro a testa, per cui non è un'opportunità assolutamente da trascurare. L'ultimo, okay. 30 secondi, ok, vedo lo sguardo magnetico, e gli output. Alla fine questi start-up, non voglio dire per forza ragazzi, perché potrebbero anche non essere proprio esattamente ragazzi, queste start-up cosa avranno? Avranno un pacchetto sicuro, perché è quello che noi garantiamo, è lo studio di fattibilità, il piano di comunicazione, il business plan completo e il pitch deck, tutto materiale realizzato dalle professionalità più elevate disponibili in campagna. E poi questo è quello, il pacchetto sicuro. Poi c'è il pacchetto di eventuali opportunità, perché se il lavoro sarà stato fatto bene, se la proposta effettivamente saremo riusciti a farla matchare con la domanda espressa dall'Open Innovation, dalle aziende di Open Innovation, non ci saranno limiti alle possibilità.
Voglio ricordare che ancora una volta che il progetto Digital Tech Challenge, come gli altri, è cofinanziato dalla Regione Campania con i dati che potete leggere qua, che vi risparmio. Per la rendicontazione, ho fatto l'evento, l'ho detto. E quando scade la call, scusa? Allora, la call scade, non mi cogli impreparato, comunque a fine maggio. Va bene, andate sul sito per vedere. La cosa scade a fine maggio e perché in effetti c'è questo fatto curioso che stiamo programmando il roadshow. Ovviamente il roadshow ha i suoi tempi, ma diciamo, le domande stanno arrivando, per cui potremmo avere l'ultima puntata del roadshow con i posti già esauriti. E questo comporterebbe. Vabbè, dovete valutare. Insomma. Comporterebbe o una antipatica selezione eccessiva, perché la selezione ci sarà, però perché si sa, ci sono tipicamente un po' di idee sempre. Oppure dovremmo allargare il numero dei partecipanti, che è una cosa che non dispiacerebbe. Insomma. Anzi. Grazie a tutti. Il sito è Digital Tech Talent. Ora invece passiamo a Giffoni for Kids, Startup Program for Social Impact Project in Kids and Teens Lives. Ne parla Luca Tesauro, CEO e founder di Giffoni Innovation Hub. Buongiorno, grazie ancora per questa meravigliosa nuova edizione di Innovation Village. Come Giffoni siamo partner di questo evento da tanti anni, abbiamo capito che, un po' come ha insegnato anche l'assessore Fascione, fare rete anche quando si lavora in ambiti differenti è forse uno degli elementi più forti che abbiamo in questa regione. Siamo una regione estremamente creativa. Giffoni lo conoscete tutti quanti come festival del cinema, quest'anno 52 anni di storia, ma che stiamo proiettando nel futuro, ed è grazie anche a questi progetti che sono sostenuti dalla Regione Campania che noi abbiamo pensato questo progetto Giffoni for Kids, che ovviamente invito tutti a seguire dopo questa presentazione, perché abbiamo uno spazio dedicato, quindi non ruberò molto tempo, preferisco far parlare gli altri, ma semplicemente vorrei dire che per noi è non solo un onore, ma è un privilegio poter essere parte di questo ecosistema. Giffoni è forse uno dei posti di eccellenza di questa regione nel mondo, è conosciuto, e quando noi andiamo all'estero a portare Giffoni portiamo sempre la Campania e tutto quello che rappresenta in ogni suo ambito. Quindi non è solo legato espressamente alla cultura, al cinema, ma abbiamo capito che forse il vero vantaggio rispetto a tante altre regioni, anche agli indici che prima citava l'assessore, sono semplicemente diciamo, a nostra disposizione per poterli migliorare. Quindi progetti come quelli che vedremo stamattina, ma come altri che stanno nascendo, e anche come attrattività, perché forse questo è uno dei vantaggi che abbiamo noi in questa regione. Tanti nomadi digitali che magari girano il mondo stanno capendo che l'Italia è un luogo adatto a questo, e probabilmente la Campania, con le sue particolarità, le sue eccellenze, anche i suoi poli di innovazione, tutti questi progetti che nascono, potrà essere, anzi già sta diventando, una delle regioni più attrattive per i giovani che vogliono in qualche modo mettersi a disposizione, contaminarsi quindi nel senso buono con la nostra creatività e sviluppare progetti ad alto impatto. L'alto impatto che è un po' un claim che noi abbiamo messo in questo progetto, ovviamente focalizzato sul target da cui Giffoni da più di 50 anni è un osservatore privilegiato. Quindi crediamo fortemente che lavorare su progetti che abbiano un impatto sulle nuove generazioni, dando anche diciamo, grande spazio a progetti nell'ambito dell'entertainment, dell'education, dei new media. Vediamo ogni giorno nascere delle start-up che poi diventano delle scale-up, delle aziende multimilionarie, perché lavorano proprio sui contenuti. Beh, l'industria della creatività, l'industria dei contenuti è per noi un elemento centrale. I contenuti poi possono manifestarsi anche in altri ambiti tecnologici e industriali, quindi la call partirà oggi e si chiuderà il 20 giugno, ma diciamo, non voglio togliere tempo agli altri, e vi aspetto dopo qui in questa sala che presenteremo insieme agli altri partner, iniziativa Cube e l'Università di Salerno, il progetto in tutti i dettagli. Quindi grazie mille. Intanto chiamo a unirsi a noi Massimo De Falco e passo invece la parola a Giulio Murolo, direttore Cosvitec Università Impresa, per parlare di Green Idea Campania. Si accesa, pronto? Eccoci. Buongiorno, Giulio Murolo, direttore di sede della Cosvitec. Sarò brevissimo, non ruberò oltre i miei 5 minuti a disposizione. Cosvitec che cos'è? Cosvitec è un consorzio di imprese
ed università, nato proprio dall'espressione del MIUR dai gruppi di interesse del 2001, ormai stiamo diventando vecchiotti, più di 21 anni. All'interno della Colbiec stanno industrie, dipartimenti universitari, più in particolare due dipartimenti della Federico II e un dipartimento dell'Università degli Studi di Partenope. Questo è lo scopo per sviluppare l'innovazione e trasferire l'innovazione alle industrie. Proprio la mission di Cosvitec è creare un sistema integrato di ricerca scientifica, formazione professionale, servizi per il lavoro per portare uno sviluppo nel territorio. Infatti Cosvitec in questi 20 e più anni ha creato una rete internazionale di adesione a centri di ricerca internazionali con programmi tipo Horizon ed altro. Aderiamo a partenariati strategici promossi nei programmi Erasmus UE, presentati e pure realizzati da noi. Aderiamo ad aggregati pubblico-privati per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico. Questo ha portato ad accumulare una serie di accreditamenti. Noi abbiamo all'interno dei laboratori chimici e microbiologici accreditati al MIUR. Siamo ovviamente laboratorio iscritto al laboratorio di ricerca iscritto ad Arianna, siamo agenzia formativa accreditata Regione Campania e siamo accreditati presso il Ministero del Lavoro come agenzia per il lavoro. E questo è poi certificato attraverso i nostri servizi accreditati ISO 9000, perciò ricerca, formazione, convegni e servizi per il lavoro e accreditazione 14.804 servizi studio per le lingue all'estero. Tutto ciò per unire il settore di ricerca scientifica dove viene trasferita poi nella formazione professionale, noi al nostro attivo abbiamo master universitario, ormai sono 20 anni che realizziamo, e poi matchiamo con i servizi per il lavoro, dove lo studente una volta formato, acquisite le competenze, cerchiamo di inserirlo nel mondo del lavoro. Come dicevo, la nostra anima è pure di ricerca scientifica attraverso le innovazioni che raccogliamo, che realizziamo proprio all'interno dei nostri laboratori e dei nostri partner, abbiamo all'attivo 9 brevetti più altri in valutazione, perciò le conoscenze scientifiche o dei nostri partner devono essere tutelate e portate a frutto. Abbiamo all'attivo proprio un altro progetto di incubazione di impresa, Shuttle Campania, dove siamo riusciti a far nascere varie aziende, dove giovani appunto entrati a seguire un percorso, li abbiamo assistito e abbiamo aiutato la nascita di imprese. Illustro rapidamente il progetto Green Idea Campania, creazione di start-up nella green economy. Il percorso appunto è rivolto a 20 beneficiari, perciò 20 giovani, come qua, conoscete tutti il bando, giovani, pure imprenditori, disoccupati, tra i 18 e i 35 anni, avranno modo di realizzare un percorso integrato di una formazione di base, perché essendo una platea molto vasta non è detto che tutti i beneficiari hanno le competenze di base per creare un'azienda, 250 ore. Poi si realizzeranno dei work simulation dove i ragazzi metteranno in pratica, assistiti dai consulenti, le loro idee. Networking, 30 ore, dove si confronteranno invece con imprenditori, esperti del settore per valutare e migliorare l'indirizzo della loro idea di business. E poi il mentoring, dove verranno divisi in gruppi e verranno assistiti da un mentor e da un tutor e da consulenti, il settore amministrativo, economico e gestionale, per far nascere la loro idea imprenditoriale. Il tutto lo potete trovare rapidamente attraverso questo sito Green Idea Campania, dove verranno illustrati il bando, la brochure, e qui troverete tutte le FAQ possibili. Abbiamo realizzato un sito interattivo dove il candidato, oppure un lavoratore, può andare direttamente, carica tutto e ha già completato la domanda di adesione. Vi dico che il bando è stato aperto 2-3 giorni fa con una manifestazione a Piazza del Plebiscito e durerà appunto i 30 giorni classici. Fantastico. Cedo subito la parola, spero. Grazie. Quasi con terrore di sforare. Allora, invece ora è il turno di Mariangela Contursi, direttore di Spici, che parlerà di Startup Global, acceleratore internazionale per la Campania. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui oggi, ringrazio
Innovation Village per questa bellissima manifestazione, l'assessore Fascione per aver organizzato questa sessione particolarmente importante, e ringrazio anche i nostri ospiti e in particolare il direttore Massimo Cavalieri. Startups Go Global è il programma di accelerazione che abbiamo realizzato e i nastri di partenza nell'ambito della misura, un attimo solo così, della misura di rafforzamento degli ecosistemi dell'innovazione della Regione Campania. Due parole per dire chi è SPICY. SPICY è un acceleratore internazionale, un Digital Innovation Hub. Noi siamo basati all'interno del polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, che è sede di tante academy prestigiose come quella della Apple, di Cisco, di Deloitte, e la nostra mission è portare valore alle start-up mettendo insieme tre mondi, che sono quello dell'accelerazione, della digital transformation e dell'internazionalizzazione, nella consapevolezza maturata in questi anni, ancora di più dopo la pandemia, che diciamo creare impresa è una sfida che deve essere necessariamente una sfida globale, che oggi è importante si affronti con una piena consapevolezza e pieno utilizzo degli strumenti digitali. Abbiamo quattro divisioni, appunto, che sono quella dell'accelerazione, dell'internazionalizzazione, una divisione che si occupa proprio di sviluppo di soluzioni digitali e un'altra che si occupa di rigenerazione urbana, e quattro focus settoriali, in particolare digital economy, green e blue economy e le industrie culturali e creative. Venendo al nostro programma, è un programma che noi abbiamo presentato in collaborazione con un altro partner, Noesi Evolution, che è una società di formazione professionale molto, molto dinamica. Il nostro obiettivo è proprio quello di aiutare non soltanto le imprese a crescere, ma soprattutto facendo esperienze di internazionalizzazione e, perché no, provare attraverso queste iniziative di internazionalizzazione anche ad attrarre sulla nostra regione talenti e idee di impresa che sono interessati a localizzarsi in Campania e cogliere le numerose opportunità di sviluppo che questa regione, grazie anche al prezioso lavoro che sta facendo l'assessore Fascione, può mettere in campo. Il nostro è un programma di accelerazione che ricalca le linee strategiche della RIS. Naturalmente abbiamo una preferenza su alcuni ambiti che sono più vicini alle nostre corde, in particolare appunto le industrie culturali e creative, l'edilizia sostenibile, l'energia e l'ambiente, la blue growth, però diciamo siamo aperti a raccogliere, specialmente in questa fase con questa call che tra un attimo vi presento, idee che provengono diciamo da qualunque settore possa avere una relazione con le strategie di specializzazione intelligente della Regione Campania. I nostri paesi target verso i quali promuoveremo diciamo, l'esperienza di internazionalizzazione della startup sono l'Europa. E mi piace ricordarlo, come ha fatto anche in premessa l'assessore Fascione, quanto sia importante oggi non soltanto declamare ma vivere concretamente questa esperienza, diciamo, della costruzione e dello sviluppo in Europa, in Cina perché lavoriamo da tantissimi anni con questo grande paese, gli Stati Uniti perché sono chiaramente un paese leader nel campo dell'innovazione tecnologica. Grazie al lavoro che ha fatto la Regione Campania in occasione di Expo Dubai abbiamo aperto un fronte di collaborazione anche con gli Emirati Arabi Uniti, ci lanceremo quest'anno anche sul Giappone, dove si terrà il prossimo Expo, e quindi ci interessa tantissimo praticamente costruire proprio sul tema delle start-up un programma, diciamo, da Dubai al Giappone, con l'Iran, dove stiamo aprendo anche una company che si baserà lì per creare un avamposto per mercati ancora poco esplorati ma dalle grandissime potenzialità, e poi la Georgia, con cui abbiamo un rapporto privilegiato di collaborazione. Il nostro programma è diviso in due tappe. In questa fase, con la call che oggi lanciamo in anteprima, che è già disponibile sul nostro sito, abbiamo la parte di formazione imprenditoriale che è finalizzata a preparare le compagini alla seconda fase, che è quella core del nostro programma, che riguarda la idea generation e la business acceleration. Che cosa faremo in questa fase con questa call? Raccoglieremo proposte, idee di chi vuole, diciamo, mettere in campo una sfida imprenditoriale, la prepareremo con attività, diciamo, di formazione sul business planning, ma non solo, diciamo, anche sul business English, quindi praticamente lavoreremo sulle competenze, sulle conoscenze anche dei paesi nei quali intendiamo andare ad operare, e quindi diciamo sarà un programma proprio che combina la dimensione imprenditoriale e manageriale, la dimensione, diciamo, internazionale, culturale, la dimensione anche linguistica. E tutto questo lavoro che faremo servirà poi per preparare la seconda fase del programma, che è la sfida di Open Innovation ed Internationalization, dove praticamente stiamo andando a costruire
una rete con una serie di soggetti imprenditoriali di medie e grandi dimensioni che operano a livello internazionale, volendo in qualche modo replicare l'esperienza che abbiamo fatto con un grande player dell'innovazione globale, Huawei. Huawei ci ha selezionato per realizzare un grande programma di scouting di accelerazione. E in che cosa consiste questo programma che andremo a replicare assolutamente con questa iniziativa? Raccogliere idee d'impresa compliant con le sfide di innovazione di questi grandi player, dopodiché si andrà a lavorare sul fine tuning, sullo sviluppo dell'idea di business in modo da incrociare i fabbisogni di innovazione delle grandi imprese. Una volta che si sia lavorato a questo fine tuning, a quel punto, diciamo, la grande impresa che già opera a livello internazionale costituirà di sua natura una piattaforma di internazionalizzazione, di esportazione, di vendita, di promozione, diciamo, delle soluzioni che in qualche modo abbiamo sperimentato durante questa fase, diciamo, di sviluppo imprenditoriale. Vi ho già detto tutto, questo è il sito dove è possibile scaricare la call e dove è possibile, tramite una semplice forma di registrazione, presentare la propria idea al nostro programma. La call scadrà il 31 maggio di quest'anno, questa prima call, e praticamente subito dopo questa fase di formazione imprenditoriale, a settembre partiremo con la seconda call di Open Innovation. Una cosa importante che tengo molto a dire è che il nostro programma è stato proprio concepito by design, collaborativo con gli altri programmi di accelerazione. Sono 22 opportunità che partono in parallelo in questo momento. Chi ha una buona idea di impresa ha la possibilità di comporre il proprio bouquet di programmi di accelerazione, scegliendo, diciamo, facendo cherry picking, cioè scegliendo tutto quello che meglio si adatta a rispondere alle proprie esigenze. Il nostro programma, che lavora sull'internazionalizzazione, in qualche modo è trasversale un po' a tutti i programmi, e infatti sono già attive diverse collaborazioni anche con gli altri programmi di incubazione. Mi taccio qui. Grazie. Ok, allora Marco Iorio, direttore generale di Stress. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io gli amici di Innovation Village con i quali collaboriamo ormai da un po' di anni, e l'assessore Fascione per essere motore un po' di tutto questo ecosistema dell'innovazione che è ormai in Campania. Quel titolo alle mie spalle può sembrare abbastanza esistenziale, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, però per parlare di rapporto costruzioni, perché noi ci occupiamo di costruzioni e innovazione, bisogna partire da un punto fondamentale, la crisi. Questa tela è stata dipinta in un momento di forte crisi dell'artista, dopo un tentativo di suicidio, e allo stesso modo, non per motivi di suicidio ovviamente, sia chiaro, ma dopo una crisi di 10 anni, perché se realmente si parla di innovazione nel settore delle costruzioni, non di ricerca, perché la ricerca ovviamente si è sempre fatta, ma di innovazione, quindi di reale possibilità di assimilazione di quello che sono i risultati della ricerca nei processi produttivi, questo accade dopo i 10 anni di crisi che ci sono stati dal 2008 al 2018 del settore delle costruzioni. Tant'è che quando abbiamo scritto il progetto di Scente, abbiamo presentato il progetto di Scente a dicembre del 2019, KPMG usciva con questo report con il quale fondamentalmente avevano fatto una survey in giro per il mondo, credo su 500 operatori, qualcosa del genere, chiedendo un po' loro di indicare quali erano i tre trend che gli venivano in mente maggiormente potenzialmente impattanti per il settore delle costruzioni. Se uno non leggesse il report e guardasse solo questo diagramma, la cosa che salta agli occhi è che dal 60 all'80% nessuno ha risposto nulla, nel senso che credevano che non ci potessero essere trend che potessero impattare il settore delle costruzioni. In realtà, leggendo il report, la KPMG titola: il settore delle costruzioni abbraccia il digitale, il settore delle costruzioni punta sulla 3D printing, il settore delle costruzioni apre alle start-up. Quindi significa che anche quel 30, 15, 10% era un segnale importante. Da qui il progetto di Scente, perché e quindi come anche l'abbiamo costituito e la motivazione del partenariato che c'è dietro di Scente. Io sono il direttore del distretto tecnologico Stress e noi ci occupiamo da 2010
di ricerca e sviluppo nel settore delle costruzioni insieme ai nostri soci pubblici e ai nostri soci industriali. Abbiamo contribuito alla nascita anche di start-up e nel mondo della ricerca ne nascono N di spin-off, di start-up, non tutte con grande velocità di crescita. Quindi diciamo anche iniziate a porre qual è il problema, quale poteva essere uno dei motivi e magari anche quello di non mutuare da altri comparti industriali dei metodi, dei modelli. Da qui l'abbraccio, la collaborazione con un big del consulting, quindi Deloitte, che proprio in quegli anni, in quell'anno o l'anno prima, stava avviando anche le sue attività con l'Academy qui a Napoli, per dire ok, individuiamo startup e proviamo a dargli dei modelli che possono essere mutuati da altri comparti che non sono quello delle costruzioni, e quindi per fare una reale, come si dice quando i soggetti fighi, un cross pollination. E allo stesso modo, poiché l'innovazione non è tale se non è abbracciata da chi poi in realtà attua i processi, da chi ci mette anche un po' i soldi, scusatemi se sono banale, abbiamo coinvolto ovviamente anche l'ANCE Napoli, quindi l'Associazione dei Costruttori di Napoli, con i quali collaboriamo da tanto, però perché era importante nel momento in cui si va a fare una scelta, un'individuazione di società, di piccole start-up che hanno un sogno, un obiettivo, chiamiamolo obiettivo, che è più reale, di incidere sul settore, che questi si potessero confrontare con i principali operatori del settore, che è il mondo delle imprese di costruzione. Che cosa si cerca con la call? Noi è aperta a tutti, sì, però ci sarà preferenza per startup già costruite, perché la tipologia del settore molto frammentato, difficile da penetrare, e i tempi del progetto non consentirebbero probabilmente risultati ottimali con idee di startup, quindi però siamo aperti a tutti. Sicuramente quindi startup abbastanza giovani, micro mini imprese. Che cosa si andrà a offrire ovviamente? L'interazione con i tre partner diversi ma fortemente complementari, quindi selezionati, abbracceranno un po' quello che è il networking nazionale ed europeo dei programmi di innovazione e di ricerca. Attraverso i percorsi di Deloitte parteciperanno a programmi di mentorship, di accompagnamento al consolidamento e al miglioramento della propria idea, delle attività che hanno in corso, e ovviamente si apriranno un po' tutto quello che è il mondo associativo e della filiera industriale regionale e nazionale di riferimento. La call la troverete a partire da oggi sui nostri siti, abbiamo aspettato un po' questa giornata per lanciarla, e questi saranno i criteri di selezione, quindi su 100 punti 40 punti saranno dati alla qualità tecnico-scientifica del servizio, del prodotto offerto, dell'idea contenuta, dell'idea, degli obiettivi della startup. 30 punti saranno dati all'impatto, quindi alla scalabilità del progetto, agli impatti in termini di sostenibilità e quindi di rispondenza agli obiettivi globali in termini di sostenibilità, ai collegamenti, alle collaborazioni, anche partendo anche dai collegamenti e alle collaborazioni già in essere con il mondo della ricerca e il mondo delle associazioni, proprio perché si vuole lavorare su soggetti che possono essere realmente ready to pronti per crescere piuttosto che pronti per andare, pronti per iniziare. E ovviamente si valuterà anche quella che è la composizione del team, quindi con 15 punti, e poi una serie di premialità che giustamente ci devono essere, che è un po' premialità per la composizione del team di startup con presenza di donne e di giovani, e appunto, come dicevo prima, una premialità se l'impresa è già costituita. Quindi in conclusione, cosa è che si cerca? Non cerchiamo il sogno, non cerchiamo i paradigmi un po' anglosassoni, diciamo così, ma cerchiamo società, start-up, iniziative che siano in grado veramente di guardare il concreto e immaginare un po' come può diventare, come poterlo migliorare, e non concetti di troppe ambizioni che poi possono diventare poco realizzabili.
Grazie. E in conclusione, il professor Massimo De Falco, responsabile scientifico di Intesa, innovazione tecnologica per lo sviluppo dell'ecosistema. Sì, buongiorno, grazie per l'occasione che è veramente propizia. Abbiamo lanciato il bando giusto sabato, quindi è perfetto per dargli un po' di diffusione. Allora, il progetto Intesa, qui abbiamo una breve presentazione concepita, diciamo, per un altro contesto, per cui andremo più veloce. Ha gli obiettivi definiti nel bando, devo dire, in maniera egregia per il territorio, noi l'abbiamo sposati, abbiamo fatto una nota in particolare sulla sostenibilità e... stanno da solo? È finito. Io non l'ho toccato. Non l'ho toccato. Vediamo se possiamo riprendere. Dicevamo, l'obiettivo, a parte un focus sulla sostenibilità, in particolare da segnalare il lancio di un acceleratore di impresa, appunto Refarm, che avrà sede dentro la Fondazione Carisal, che è uno dei due partner del progetto. La Fondazione è radicata sul territorio, ha da sempre questa missione di sostenere lo sviluppo economico, sociale, sostenibile, e quindi è perfetta come luogo, appunto, di incontro e di accoglienza per chi vuole poi, appunto, intraprendere il percorso di start-up o qualcosa di, diciamo, di vicino a quello. Dall'altro lato abbiamo invece il CORISA è un consorzio di ricerche sulle ICT e i sistemi digitali un po' in generale, consorzio di maggioranza all'Università di Salerno, che è anche radicato invece nel campus. All'epoca io ero direttore del CORISA quando abbiamo fatto la domanda e ero anche nel consiglio di indirizzo della Fondazione Carisal, quindi in qualche modo era stato facile concertare, diciamo, questo tipo di programma. Avevamo già sperimentato in maniera ridotta all'interno di percorsi diciamo di laurea tradizionali la formula di incentivare i giovani a mettere giù idee di impresa, in particolare nel campo chiaramente digitale. Ancora va da sola. Stanno lavorando anche dalla regia, perfetto. L'idea che abbiamo trasferito o che stiamo cercando di trasferire possiamo andare indietro a questo punto, ai giovani, che l'idea è importantissima, però è anche un po' ormai, secondo me, travisato questo tipo di approccio, nel senso chi dispone di un'idea si sente pronto per qualunque tipo di percorso. In realtà, senza una serie di elementi al contorno, noi l'abbiamo in realtà, provo ad andare io, ecco, qui rappresentato, senza una serie di fattori di sostegno, nel caso dell'idea seme, come qui rappresentato, abbiamo quindi il terreno, l'acqua, la luce, i nutrienti, il calore, tutte queste cose fondamentali, la cura continua, è difficile che si sviluppi il germoglio e quindi l'impresa possa poi avviarsi. Su questo presupposto che abbiamo cercato di trasferire ai giovani che abbiamo vicino e quelli che speriamo di attrarre con questa call, stiamo dicendo noi forniamo questi elementi, che poi vediamo dopo nello specifico quali sono. Allora, con la stessa analogia naturale, se vogliamo, naturistica, la sezione aurea è stata presa a riferimento per rappresentare il percorso che questi andranno a svolgere. La prima parte, l'idea generation, è quella in cui, partendo appunto soltanto da una idea più o meno sviluppata, verranno accompagnati alla preparazione di un business plan. E quindi si chiude questa prima fase, che è rivolta a ben 40 giovani, e giovani, io dico poi sotto i 36 anni, quindi è un concetto anche un po' esteso. E successivamente ci sta, quindi anche questa è un'altra particolarità, un percorso stage gate, quindi una seconda selezione interna, dai 40 si arriverà a 12, e 12 verranno invece incubati e passeranno nel secondo tratto, quello di business acceleration. Quindi qua sono citati un po' quelli che sono gli apporti che vengono dati ai primi 40, in questo caso abbiamo degli speaker che rappresenteranno le loro esperienze, abbiamo selezionato persone prevalentemente dal mondo proprio dell'imprenditoria, quindi che portano direttamente il loro percorso, ad esempio possono dare indicazioni, rispondere a domande, e quindi li vediamo come loro nelle mani dei giovani, quindi lo speaker è presente ma deve in qualche modo soddisfare quello che poi in qualche modo è la richiesta dell'audience. 500 ore di complessive di affiancamento, quindi abbiamo dato molto spazio al tutoraggio, anche qui un tutoraggio altamente qualificato, persone molto con molti anni di esperienza che li possono accompagnare in questo caso nella preparazione del business plan, oltre chiaramente tutta una serie di fattori al contorno tipici, diciamo, di chi entra in un sistema in qualche modo di incubazione. La seconda parte, business acceleration, qui invece
ci sta un, diciamo, un apporto un po' più sostanzioso, nel senso che oltre a, ancora una volta, l'orientamento e il tutoraggio in maniera importante che viene dato, ci sta un'indennità che per tutti i partecipanti è di 500 euro al mese per 6 mesi, quindi sono 3.000 euro, sono 36.000 euro soltanto il contributo che andiamo a dare come indennità. In più ci stanno circa 10.000 euro di servizi reali che abbiamo la regione, nel senso che se devo partire ho bisogno di avere un brand, un sito, un dominio, tutta una serie di cose che costano, e quindi gli vengono fornite anche queste sotto forma di servizi. A questo punto non è un'indennità. E in particolare il contatto, ma questo era previsto nel bando, quindi abbiamo semplicemente seguito, come dire, le sagge indicazioni, un contatto con clienti e, diciamo, stakeholders che adesso vediamo. Questa San Michele, la sede bellissima, ristrutturata, in cui si andrà a collocare il co-working, e al centro storico di Salerno, quindi anche questo, come dire, è un elemento secondo me degno di nota. E dicevo, a parte gli speaker, anche le aziende coinvolte sono sia coinvolte nella forma di potenziali, queste sono tanto alcune, perché stanno, ovviamente sono molte di più e stanno evolvendo di giorno in giorno, sono molto importanti, perché io divento impresa quando ho il primo cliente. Quindi se riesco ad avere il cliente già in quell'occasione, in realtà ho fatto il grande passo. Non che se questo non avvenga non ho comunque fatto un buon lavoro, perché l'essere comunque in contatto con le imprese significa poter, come dire, costruirlo ancora un po' nel tempo, questo percorso. E quindi l'occasione viene creata con più aziende, ma non soltanto aziende, in particolare anche con investitori, perché come dicevamo prima è altrettanto importante avere qualcuno magari che alle spalle possa continuare questo percorso. In genere l'ecosistema è ricco di questo tipo di figure, dai business angels ai più strutturati venture capitalist e così via, e quindi noi un po' di questi li metteremo a sistema attorno ai giovani. Qua sono citati altri che sono coinvolti. Il taglio è un po', avete visto, un po' sulla linea ICT, però non escludiamo altri possibili inserimenti. E devo dire che molte di queste aziende, a prescindere dal programma, ci avevano già chiesto, hanno detto, cioè, se prendete dei giovani e li avviate su un progetto a fare qualcosa, noi siamo disponibili a sostenervi a prescindere. Quindi questo per noi è un buon auspicio per il futuro, di poter andare avanti esattamente con quest'altra modalità che dicevo prima. Molte di queste aziende hanno esattamente chiesto questo. Il bando è uscito sabato, è previsibile sul sito refarm.it, è molto ampio, nel senso che a parte l'età che dicevo prima, sotto i 36 anni, è laureato ma anche laureando, quindi iscritto al terzo anno soltanto, perché spesso sono proprio loro che incominciano a esplorare queste possibilità, e abbia un'idea imprenditoriale, chiaramente è molto sintetica, che verrà riportata in una scheda prevista appunto nel bando. Le candidature si chiudono il 21 maggio alle 23:59, salvo 15 giorni, perché abbiamo un programma molto lungo, e per stare nei 12 mesi, avendo 3 più 6 dopo, non riusciamo a fare tutto quanto, abbiamo dovuto comprimere un po' il percorso, se necessario vogliamo anche qualche... possiamo anche eventualmente estenderlo se vediamo la necessità. Per il momento ci auguriamo, insomma, di aver dato una diffusione adeguata. Grazie. Allora, direi tantissima roba, termine tecnico nel vero senso della parola, però queste sono le call. Invece ora, ringraziando gli ospiti di questo tavolo, inviterei a raggiungere sempre l'assessore Fascione, che rimane con noi perché ovviamente è la nostra ospite, D'Amore, Rippa, Sacca, Filetti, Monticelli e Ferretti. E assessore, ora invece parliamo dei progetti, no? Allora, questa seconda carrellata è delle proposte progettuali che non hanno ad oggi, proprio oggi come 9 maggio, la colla aperta, ma che magari l'avranno veramente a stretto giro. Quindi comunque era un'occasione utile per presentare l'idea progettuale, il percorso e magari anche qualche anticipazione sulla call. Sono 8 progetti, quindi insomma anche a loro 5 minuti, stiamo rispettando i tempi. Sì, e per dare un'idea, insomma, anche dell'eterogeneità delle iniziative. Alcune sono molto verticali, alcune sono più aperte, alcune hanno una base di formazione più strutturata, altre sono invece magari più con un'innovazione, modalità di coinvolgimento dal basso, informali.
credo che oggi il senso era proprio di dare uno spaccato di come si possa fare nuova impresa in modo anche molto diverso. Ci sono tante complementarietà e adesso ne vedremo ancora di più, in particolare ci sono anche proprio, possiamo dire, dei cluster, ci sono in questi 22 percorsi un gruppo che lavora sulle blue economy, un gruppo sul green, un gruppo sulle imprese culturali, quindi poi strada facendo potremo anche trovare degli ulteriori momenti di sinergia e di approfondimento, come quello che faremo poi al termine di questa carrellata anche con il professor Rippa, per vedere come meglio far sinergia anche con il programma della Startup Campania. Insomma, il nostro obiettivo è valorizzare le sinergie, valorizzare le collaborazioni e da ognuno di questi matching anche progettuali sicuramente ci sono degli esiti win-win e quindi vanno promossi e valorizzati. E a questo punto quindi passiamo invece a Pierluigi Rippa dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che parlerà di Campania Advanced Manufacturing. Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie Valeria, grazie all'assessore per questo invito. Quindi in questo primo frame vi racconterò il progetto Campania Advanced Manufacturing che il Dipartimento di Ingegneria Industriale porta avanti con MEDARC e con l'Associazione Terre Metelliane. E successivamente invece poi vi racconterò un pochettino come tutte queste idee progettuali, questi progetti di rafforzamento riusciranno a dare un contributo importante all'interno delle progettualità della Startup Campania. Allora, il progetto Campania Advanced Manufacturing nasce dall'intenzione di sviluppare delle idee, delle iniziative creative imprenditoriali nell'ambito delle tecnologie dell'industria 4.0 con un focus specifico sulla manifattura e quindi tutto ciò che di digitale può essere approcciato alle aziende e alle imprese per risolvere dei problemi anche dal punto di vista tecnologico, ma per dare quel boost innovativo necessario per competere sui mercati. Il progetto si focalizza principalmente nell'ambito di alcune linee verticali, in realtà ci siamo soffermati molto sul concetto di Made in Italy e su come il concetto di digitalizzazione, su come il concetto di industria 4.0 possa essere in grado di supportare la competitività delle imprese del nostro territorio, stante anche il fatto che con o senza pandemia il tasso di digitalizzazione delle imprese sul nostro territorio non riesce ancora ad essere particolarmente competitivo rispetto a contesti più ampi e più internazionali, pertanto il nostro obiettivo è quello di fare degli approfondimenti che diano la possibilità di far nascere un po' dal basso, un po' dalle individualità delle progettualità a supporto delle necessità delle imprese. Il progetto è un'intersezione tra la manifattura digitale, in particolare anche l'artigianato, e faremo, come vedrete, una serie di iniziative che hanno come obiettivo prima di tutto quello di far emergere il fabbisogno tecnologico dal basso, per poi sviluppare una serie di percorsi di promozione e di sviluppo all'imprenditorialità e alla creazione di impresa e alla creazione di progetti innovativi che possono in qualche modo rispondere a questi bisogni tecnologici. Proprio per questo l'obiettivo del nostro progetto è di connettere i fabbisogni di grandi e piccole imprese con soluzioni proposte da innovatori e da start-up, con obiettivi variegati che possono essere quello di aggiornare un pochettino il pacchetto anche delle competenze digitali per ampliare le opportunità dal punto di vista delle innovazioni, dal punto di vista della competitività delle imprese del nostro territorio, che siano anche poi in linea con quelle che sono le progettualità e gli obiettivi che si pone la Regione Campania da qualche anno, soprattutto con riferimento alla REST 3. Settori principali saranno il fashion, il design e l'architecture, l'interior design for mobility, il food, insomma tutto ciò che a livello manifatturiero può essere incastrato all'interno di un paradigma di industria 4.0. Il progetto sta partendo, non abbiamo ancora la collettiva, ma cominceremo con delle iniziative nella prima fase di scouting e animazione che avranno come focus la rilevazione del fabbisogno tecnologico. Noi siamo partiti con un gruppo di 15 studenti con le indagini all'interno di un pool di imprese del territorio per la rilevazione del fabbisogno sia dal punto di vista delle tecnologie sia dal punto di vista delle competenze. Questo primo pool di interviste ci consentirà poi di lasciare una call aperta sulla nostra piattaforma web che sarà attiva a breve,
dove le imprese potranno costantemente andare a, ad aggiornare il proprio profilo di competenze. Quindi dopo questa prima fase di open manufacturing cominceremo una fase che sarà più dedicata alla costruzione di percorsi di formazione. Saranno degli startup più che weekend, saranno dei week, degli startup week, perché li faremo durante la settimana. Il primo si terrà già alla fine del mese di maggio e darà la possibilità ai partecipanti di avere delle pillole di formazione, ma anche delle intersezioni sia con delle verticali sul nostro progetto, sia anche con gli altri progetti poi dell'ecosistema. La seconda fase invece sarà entrerà proprio nel vivo, nello sviluppo di progettualità e di generation, con una serie di iniziative e di attività che saranno riferite proprio a livelli di competizione, a livelli di risposta da parte degli innovatori e delle start-up alle sfide che sono state lanciate dalle imprese nella prima fase, per terminare poi con la business acceleration, dove un gruppo selezionato di compagini che saranno arrivate a un livello più interessante, più maturo, avranno la possibilità poi di riuscire a verificare la possibilità di entrare in programmi di preaccelerazione. Questo è un pochettino il piano. Avremo la prima fase che ha come obiettivo quello di animare un pochettino il nostro territorio. In particolare, ovviamente, io cercherò di animare molto la parte più legata anche al comparto studentesco, a tutti, come dire, gli studenti anche della Federico II in particolare, che hanno voglia di mettersi in gioco, per poi arrivare piano piano a una fase di evoluzione dei progetti in grado di dare vita a delle vere e proprie iniziative imprenditoriali. Questo è quanto per il nostro progetto, siamo, ripeto, in partenza. Grazie mille per la disponibilità dello spazio, lascio la parola agli altri, grazie. Invece Giuliana Sacca, responsabile PR di Time Vision, parlerà di campagna green. Sì, grazie per avermi introdotta, grazie all'assessore per l'invito, questa è una splendida occasione per noi per presentare il nostro progetto Campania Green, dove abbiamo voluto giocare con questo payoff metti in circolo la tua idea, perché come diceva l'assessore ci sono progetti un po' più focalizzati, altri che invece hanno delle briglie a maglie più larghe, proprio per cercare di fare un'animazione scouting che possa coinvolgere molteplici target, ma anche su molteplici iniziative. Andiamo a vedere subito i punti salienti della nostra progettualità. Essendo tra i progetti non ancora con colla aperte, vi posso anticipare che entro un mese usciremo con la call delle challenge, ma andiamo a vedere gli step principali. Sono in particolare 5. Mi anticipo dicendo solo che il progetto è in ATS con una serie di attori del territorio molto importanti che ci hanno consentito e ci stanno consentendo di confezionare le challenge in maniera molto più specifica su quello che può essere la green economy, ma tarata e declinata sulle esigenze del nostro territorio. Quindi abbiamo Tecnoin, Promete, Anea e Netcom. Time Vision figura come capofila, essendo un'agenzia per il lavoro e per la formazione autorizzata e accreditata al Ministero e alla Regione per le sue attività appunto di politica attiva, formazione eccetera. E abbiamo il pregio di avere proprio questa location che ci ospita oggi come partner esterno insieme a Palazzo dell'Innovazione. Quindi Green Campania riuscirà a declinare la propria progettualità su due territori specifici, Napoli e Salerno. Quali sono i focus, però vi anticipavo a maglie larghe, di questo progetto? Autoimprenditorialità, imprenditorialità spinta nel settore della green economy, incontri, formazione, scouting, business ideation e acceleration. Le attività di Green Campania cominceremo a breve, da qua a un mese usciranno le date per un paio di meet, i Green Meet, noi li abbiamo chiamati così, i nostri incontri di animazione territoriale, dove andremo a raccogliere una serie di speaker del territorio e duplicheremo l'esperienza dei meet su Napoli e Salerno. Avremo due incontri di animazione prima dell'estate, quindi tra fine giugno, metà giugno, inizio luglio, e dopo altri due a settembre, in modo tale nelle edizioni di settembre da lanciare le challenge.
andremo appunto con le challenge che varieranno tra 2 a 4. Adesso stiamo definendo se i partner la faranno in maniera congiunta, la formuleranno in maniera congiunta, però per chi fosse interessato potete già cominciare a vedere quali sono appunto i partner in ATS, come ve li figuravo prima: Tecnoin, Netcom, Anea e Promete, perché è da lì che partiranno le focalizzazioni sulla green economy, che poi sulle quali verteranno poi le challenge. Hanno l'obiettivo, con la call che uscirà, di selezionare 20 idee di impresa, 20 idee di impresa che parteciperanno a un primo step di Green Covo di 60 ore di mentorship, e quindi un accompagnamento per la fase poi di business idea, di formulazione dei pitch, che entro dicembre 2022 verrà appunto presentato in un ulteriore evento. Quindi le 20 idee si sfideranno davanti al CTS, a una commissione molto più ampia di valutazione, per poi diventare 10 idee che verranno sottoposte a un'ulteriore palestra di autoimprenditorialità, con la formulazione dei business plan, con un secondo step del Green Covo di 100 ore di mentorship. Noi utilizzeremo proprio le location di Città della Scienza e di Palazzo Innovazione per declinare su base territoriale Napoli-Salerno le due competizioni. In parallelo, il progetto Green Campania, come vi dicevo, è multi-target, quindi abbiamo voluto anche includere le quinte superiori degli istituti del territorio che stiamo selezionando proprio adesso, 4 istituti tecnici superiori a cui verranno indirizzate 60 ore sul tema dell'autoimprenditorialità e della green economy, che verranno svolte proprio in termini di percorso formativo dai nostri partner in ATS. Anzi, laddove ci fossero docenti in aula interessati all'iniziativa da introiettare nelle proprie ore di formazione, alternanza scuola-lavoro o altre formule già preparate, questo è un bel progetto confezionato che si pone sui vostri tavoli di lavoro. Partiremo da settembre a dicembre per calendarizzare un percorso di 60 ore per 4 differenti istituti scolastici. Vorremmo anche qui mantenere il doppio focus territoriale su Napoli e Salerno. Ultima iniziativa del Green Campania è il Green Job, l'abbiamo definito, perché è un vero e proprio percorso formativo di 500 ore, 200 ore di formazione d'aula, 100 ore di laboratorio e 200 ore di stage garantito in una delle aziende in ATS, sulla figura del tecnico esperto nella pianificazione dei processi produttivi innovativi per la riduzione dell'impatto ambientale. Quindi in questo caso uscirà un ulteriore call per selezionare 20 giovani laureati in ingegneria, geologia, chimica o fisica, quindi laddove ci fossero sono qua a disposizione dopo per una chiacchiera, perché a questo step in particolare di Green Campania teniamo molto, in quanto significa proprio cercare di ridurre nel nostro piccolo, col nostro progetto, quel mismatching che c'è tra mondo del lavoro e mondo universitario. Tratta di andare a formulare, a confezionare un percorso formativo che abbiamo ovviamente già progettato e che servirà a questi giovani leve per catapultarsi direttamente nel mondo del lavoro. Queste in particolare le iniziative, credo di essere stata nei tempi, e ovviamente sono a disposizione laddove ci fossero interessati dei multi-target che ho citato. E ancora grazie a tutti voi per l'invito. Invece Vincenzo Filetti di Teorema parlerà di agri-food, di interventi per il rafforzamento dell'offerta regionale in particolare. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono Vincenzo Filetti di Teorema e vi presento il nostro progetto, che è un progetto con capofila e Confagricoltura Campania, ma che prevede come tipologie di partner appunto 3 soggetti differenti, e riteniamo che questo sia sicuramente l'elemento, poi che è stato il motore nella definizione di questa progettualità, che riteniamo abbia un taglio molto concreto e soprattutto, ovviamente, come avete letto dal titolo, è un verticale.
il focus è quello in questo caso sull'agroalimentare. Teorema è una società di consulenza che si occupa prevalentemente di creazione di impresa da 35 anni e ovviamente non c'è bisogno di presentare l'Università Federico II di Napoli, che avrà il compito ovviamente di occuparsi della parte relativa alla ricerca e anche nel matching che ora vi andrò a illustrare tra imprese e giovani, quindi tra innovatori e tra imprese già presenti sul territorio, e poi ovviamente Confagricoltura Campania ha il compito ovviamente di sviluppare soprattutto quella situazione che possa consentire, che possa creare, diciamo, le condizioni appunto per favorire questo incontro tra i due destinatari del progetto. Quindi da un lato abbiamo le imprese campane dell'agrifood, che possono ovviamente, e la finalità è quella di sfruttare, di utilizzare le soluzioni che verranno proposte nel corso di questo progetto, e l'altro target ovviamente, che poi sono i destinatari delle prime azioni, sono i talenti, gli innovatori, le start-up, quindi tutti coloro che potranno usufruire dei due programmi, quelli di Idea Generation e di Business Acceleration. Qual è il piano appunto di attività? Noi siamo in una fase attualmente di animazione, nel senso che abbiamo da un lato fatto degli incontri sul territorio in tutte le province con le imprese dell'agrifood, proprio per individuare quelli che sono i loro fabbisogni di innovazione. Questo riteniamo che sia una parte estremamente rilevante, in quanto ci consente poi di andare a focalizzare anche al meglio le iniziative successive. Parallelamente stiamo anche facendo un'analisi dei fabbisogni, non soltanto con degli incontri in presenza, ma con un questionario specifico rispetto anche alle tematiche principali di interesse. E ne abbiamo approfittato con questo questionario anche per vedere qual è attualmente, ovviamente con un focus più ristretto, con un campione specifico che riguarda appunto l'agroalimentare, la propensione all'innovazione di queste aziende, sia quello che già hanno fatto e come l'hanno fatto e qual è il loro livello di soddisfazione. Faccio un esempio concreto: se dei programmi o di Open Innovation o dei programmi di ricerca che comunque hanno contribuito allo sviluppo innovativo dell'azienda l'hanno fatto in Campania oppure l'hanno fatto all'estero, quindi qual è stato, diciamo, il loro approccio. Queste sono una serie di indicazioni che noi riteniamo utili anche per la fase successiva. Quindi a breve avvieremo invece l'attività di scouting con i due avvisi per programmi di generation e programma business di accelerazione, fino ad arrivare alla diffusione, e vedete poi quella casellina finale che è incubatore. Che significa incubatore? Noi vorremmo realizzare con questo progetto una sorta di prototipo da avere poi uno sviluppo anche successivo, quindi post-progettuale, per arrivare alla creazione di un vero incubatore appunto verticale sul food. Qui vado rapidamente per non togliere tempo agli altri partecipanti. Le tematiche principali che noi abbiamo già individuato nella fase di definizione del progetto e che ora stiamo validando con quello che vi dicevo prima, con un'analisi online, quindi con una survey che stiamo facendo con le imprese e anche con degli incontri sul territorio. In realtà stiamo riscontrando che, tra l'altro, per ovvi motivi anche storici e del periodo che stiamo vivendo, tanti di questi temi sono oggi ancora più attuali. Quindi faccio riferimento all'economia circolare, ma tantissimo anche alle richieste che ci stanno facendo le aziende in merito al tema del risparmio energetico, ovviamente. E poi agricoltura di precisione, nuovi packaging, l'utilizzo dei prodotti agricoli anche in altri settori non food, quindi c'è anche una possibilità ovviamente di contaminazione molto interessante anche con altri settori, per quanto, ripeto, ovviamente è una call estremamente verticale. Questo è ovviamente la dicitura che hanno anche indicato tutti gli altri partecipanti. Ovviamente se ci sono delle richieste di chiarimento e informazioni sono a disposizione. Grazie.
Ora invece Fabrizio Monticelli, amministratore unico di Formare SRL, che in ATS con l'Università Partenope di Napoli è attuatore del progetto Isabella. Buongiorno a tutti e grazie a Innovation Village, grazie all'assessore dell'opportunità oggi di presentare Isabella. Io sono Acqua, Building Environmental Liability Lab, nell'ambito dei progetti sviluppati da parte della Regione Campania. Ok. Chi è Formare? Formare è l'ente di formazione e servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo di Confitarma. Confitarma è l'associazione degli armatori italiani, rappresenta la stragrande maggioranza delle compagnie di navigazione, a partire dal settore crociere, al settore passeggeri, cargo, merci pericolose. Quindi è una grande associazione di categoria che esprime una grande parte di fabbisogni del tema della blue economy. In questo senso, qual è il nostro ruolo? Oltre a essere un ente di formazione accreditato, abbiamo la mission di creare reti nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo. Come facciamo questo? Attraverso due pilastri: uno rappresentato l'attività di assistenza tecnica su tutta la programmazione europea, nazionale e regionale, secondo sulle matrici dello sviluppo e dell'innovazione, partendo dall'analisi dei fabbisogni delle nostre aziende associate, e due, costruendo un'attività di assistenza tecnica sull'altro grande asset, che è quello delle risorse umane, delle HR, attraverso il supporto alle imprese nell'ambito di tutta la parte di formazione finanziata, e quindi a cominciare a fondi impresa, fondi dirigenti e tutti gli altri strumenti. Dall'altra parte lavoriamo su figure innovative, partendo dai sistemi di certificazione delle competenze del settore, secondo una logica fortemente orientata alle nuove figure professionali che le nuove sfide tecnologiche e ambientali ci richiedono, per cui quando ci siamo trovati a doverci confrontare con una realtà come quella presentata dal bando, la nostra idea è stata sostanzialmente quella di operare nel settore più importante per noi in questo momento, che è quello dell'ambiente. Ma il settore, che cos'è il settore del settore marittimo, dei trasporti marittimi? Quanto vale? Vale il 2% del PIL, è un settore che muove come scambi commerciali 206 miliardi di euro nel 2020, e noi come sistema Mezzogiorno rappresentiamo il 47% del traffico totale italiano, con 207 milioni di tonnellate di merci gestite nel 2020. Cosa significa questo a livello di sistema Campania? Significa anno pre-pandemico 33 milioni di tonnellate di merci, 9,3 milioni di passeggeri, di cui 1,4 milioni di croceristi, sulla base della piattaforma Mar Tirreno Centrale, che significa i porti della Campania. Quindi un sistema estremamente dinamico, il mare bagna Napoli, e nel bagnare Napoli chiaramente noi raccogliamo una sfida, che è quella dell'ambiente. L'incontesto è un contesto europeo, che è il contesto della tassonomia europea, cioè il sistema di classificazione a livello europeo per la definizione delle attività che si possono considerare green e sostenibili, a partire dalla mitigazione e dall'adattamento ai cambiamenti climatici. Ma questo cosa significa sostanzialmente? È una grande sfida che si riporta all'interno di un sistema di opportunità, e se è un sistema di opportunità di accesso a soluzioni innovative e sostenibili, che possono chiaramente guidare verso l'industria marittima, verso un futuro più verde e sostenibile. Questo è il presupposto di base sul quale siamo andati a costruire la nostra analisi dei fabbisogni, che è legata a una normativa internazionale che è la MARPOL, che mette sostanzialmente in linea quelle quattro macro del nostro settore in tema ambientale, che è la gestione del garbage, la gestione dell'oil spill recovery, che è praticamente il recupero dei prodotti petroliferi, il problema della fuel emission e il problema delle water ballast, cioè il problema del
delle acque di Sentina e quindi con la contaminazione degli ecosistemi ambientali in cui opera il trasporto marittimo. Tutto questo si trasferisce all'interno quindi di una quantità di temi in termini di analisi dei fabbisogni che possono essere riportati all'interno di un'operazione quale quella che oggi presentiamo. Nel senso che abbiamo un soggetto che presenta i fabbisogni, che è Confitarma, così come ce lo siamo raccontati, e in questo momento noi stiamo concludendo la fase di analisi dei fabbisogni, così come da cronoprogramma, che ci identifica esattamente le modalità con le quali andremo a presentare le nostre call. Abbiamo una tecnostruttura che ci accompagnerà per tutto il periodo del progetto, quindi dei metodologi che sono Campania New Steel, area in cui oggi stiamo, quindi incubatore certificato che accompagnerà l'intero progetto, e la nostra ATS è costituita insieme al DIST, all'Università degli Studi Napoli Partenope, per il Dipartimento Scienze e Tecnologie. È un'operazione, così come l'avete sentita raccontata anche da tutti gli altri colleghi, che è basata su una chiaramente una verticalizzazione, cioè tutta la parte di animazione, di generation, business acceleration, e però la particolarità che vogliamo evidenziare è quella di una interconnessione fortissima con il sistema della certificazione delle competenze secondo una figura professionale nuova nell'ambito della green economy, che stiamo portando avanti nello specifico con il gruppo Carnival Maritime e nello specifico il gruppo Costa, per la individuazione di un master di primo livello che sarà sviluppato insieme al su una figura che deve andare ad impattare esattamente sulle tematiche di cui vi ho raccontato prima. Una figura innovativa, è il primo piloting che viene fatto a questo livello, a livello internazionale, su questo tipo di tematiche, viene fatta con il più grosso operatore internazionale del settore crociere, in una logica che chiaramente vede un'intersezione invece con la challenge, alla quale partecipano, come vi ho detto, come metodologo Campania New Steel, come analisi dei fabbisogni Confitarma con tutte le sue 130 compagnie, come supporto scientifico BIG, di cui Formare fa parte, che è il cluster tecnologico della Blue Growth e che di cui Formare è componente, che mette insieme tutte le maggiori università e centri di ricerca a livello italiano. I numeri di Isabella sono 10 tappe di roadshow scouting, 40 destinatari, il percorso di accelerazione, l'individuazione della figura professionale così come ce la siamo raccontati, la challenge che sarà lanciata a brevissimo e l'attività chiaramente di progetto di accelerazione a valle dell'attività di iniziazione scouting su 4 startup sulle quali andremo il Comitato Tecnico Scientifico definirà i migliori progetti. Siamo in linea con il cronoprogramma che ci siamo dati, entro fine maggio presenteremo la challenge, pubblicheremo il bando per la partecipazione al Master in Environmental Officer, ci sarà una fortissima interazione tra ragazzi che parteciperanno al Master e i ragazzi che parteciperanno alle startup che parteciperanno alla challenge, perché quello che fondamentalmente riteniamo assolutamente strategico è la contaminazione delle competenze, dei saperi e dei fabbisogni in una funzione di win-win che supporterà sia le start-up sia le nuove competenze dei ragazzi e quindi l'opportunità di calarli all'interno dei bisogni del settore armatoriale, e sia sostanzialmente quello delle compagnie che attraverso questa operazione andranno a massimizzare il risultato. Grazie per l'attenzione e chiunque interessato sono a disposizione. Per una variazione dell'ultimo secondo, a parlare di Tech for Transport and Logistics ci sarà la professoressa Adele Parmentola. Allora, salve a tutti, grazie all'assessore Fascione per l'invito. Io sono la professoressa Adele Parmentola del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell'Università Partenope, che è capofila del progetto Tech for Transport and Logistics.
Questo progetto era, come aveva annunciato l'assessore, uno dei progetti verticali, quindi andiamo nel stimolare l'ecosistema del trasporto e della logistica, che sappiamo essere uno dei settori fondamentali dell'economia regionale e che ha sostanzialmente due livelli di bisogno. Il primo è un bisogno di innovazione, perché abbiamo in questo settore grandi imprese che però sono poco innovative. Un secondo, il bisogno di adeguarsi a criteri di sostenibilità ambientale per un settore che è un settore fortemente inquinante. E come lo si può fare? Lo si può fare mettendolo in contatto con il mondo delle start-up che esistono in Campania e i giovani che vogliono diventare imprenditori, che spesso hanno idee innovative ma non sanno che queste idee innovative possono essere applicate in un settore di questo tipo. Quindi l'idea è duplice del progetto, cioè quello di favorire lo sviluppo di un settore che per così dire maturo dell'ecosistema regionale e allo stesso tempo favorire lo sviluppo di start-up nel nostro territorio, che avendo la domanda del nostro territorio rimangano nel nostro territorio. Lo facciamo in collaborazione. Il DISAC, che ha ormai una lunga esperienza nell'ambito dell'imprenditorialità, anche perché con il progetto del Dipartimento di Eccellenza che abbiamo vinto con il MIUR abbiamo portato avanti numerose iniziative destinate agli studenti sul tema dell'imprenditorialità, e Marte Silen Logistics, che è appunto il nostro focus sul settore logistico e che ci aiuta nello sviluppo di imprenditorialità appunto focalizzata sul settore specifico. Nella partnership, poi come partner esterni, sono coinvolte una serie di imprese che operano nel settore e in settori affini come Graded, Viasat e Grimaldi. Andiamo velocemente alla struttura del progetto. Il nostro progetto ha l'obiettivo di seguire tutta la pipeline dello sviluppo dell'intera imprenditoriale, quindi partiamo dai giovani che hanno una potenziale idea innovativa o anche no, nel senso che anche coloro che hanno uno stimolo all'imprenditorialità ma non hanno ancora formalizzato l'idea innovativa possono entrare nel nostro progetto in questa prima fase di animazione e scouting, in particolare con l'Entrepreneurial Bootcamp, di cui parleremo tra poco, che è il primo passo, nel primo stadio del nostro progetto, che partirà nella prossima settimana. Una volta formalizzata l'idea e quindi avendo le idee, queste idee potranno poi partecipare in una seconda fase di idea generation partecipando appunto a delle call for ideas, e quindi le idee vincitrici saranno poi seguite attraverso un percorso di simulazione individuale, quindi ai team di ideatori, che durerà 30 ore. A ogni team sarà messo a disposizione un mentor esperto che aiuterà appunto i giovani a formalizzare l'idea di business e eventualmente passare appunto dall'idea all'impresa. Nella terza fase invece appunto faremo partire questa call for startup, che si rivolge alle startup già formate. La nostra speranza è che queste startup arrivino dal nostro percorso, quindi effettivamente siano startup che vengano in qualche modo generate tra di noi, ma le call sono sempre aperte, quindi c'è un canale preferenziale per i team che hanno partecipato alle prime fasi del progetto, ma ovviamente le call sono aperte anche a coloro che si interessano, sono nell'ultima fase e che quindi sono startup che già operano sul mercato. L'idea anche qui, in quest'ultima fase, è portare avanti un percorso di accelerazione che vedrà mentor specifici, specializzati, e anche una serie di professionisti che si affiancheranno alle start-up, per esempio legali che daranno consulenza nell'ambito della brevettazione, oppure commercialisti che aiuteranno in tutte le pratiche collegate alla gestione della start-up, esperti di digital marketing che appunto aiuteranno le start-up nel marketing digitale e anche nella creazione dei propri pitch, per poi accompagnarla in una fase che vedrà da un lato il matching con i venture capitals, quindi soggetti interessati a finanziare le start-up, da un lato il matching con le grandi imprese del settore e nell'ultima fase poi queste start-up da noi accelerate confluiranno sulla piattaforma regionale di Open Innovation, che appunto stimolerà ulteriormente l'incontro tra domanda e offerta di innovazione. Mi voglio focalizzare in questo momento soprattutto sulla prima fase, che è quella che partirà a breve, l'Entrepreneurial Bootcamp. Il titolo è molto generico: mettersi in proprio un'impresa, provaci.
Perché? Perché noi siamo università e uno dei primi ostacoli che ritroviamo negli studenti come voi è la paura di intraprendere questa strada. Quindi questo percorso è un percorso che vi dà competenze tecniche, ma anche e soprattutto è un laboratorio creativo per aiutare gli studenti che hanno quest'idea in mente effettivamente a formalizzarla in una vera e propria idea di business. È un percorso abbastanza specializzato, quindi molto focalizzato, durerà, è previsto in due edizioni, ogni edizione, una a metà giugno e un'altra a metà luglio, durerà 30 ore, con 5 giorni full time, quindi voi verrete, diciamo, si svolgerà presso l'Università Partenope, anche se non avete un team, se siete da soli, l'obiettivo è quello di crearlo in corso d'opera il team, quindi potete venire, entrare a contatto con giovani che sono come voi, portati verso l'imprenditorialità e attraverso dei percorsi molto molto, vedete, focalizzati, che prevedono una parte di lezione frontale ma anche una serie di una parte di laboratorio attraverso delle metodologie innovative, voi sarete in grado poi di venire con una generica idea, se l'avete, se non l'avete la costruiamo insieme, e poi arrivare alla fine del percorso con un'idea imprenditoriale che è focalizzata, che è formata prevalentemente nell'ambito del Green Tech for Logistics. Però non vi spaventate, perché il settore è molto trasversale, quindi anche un'idea generica di innovazione, anche un'idea che ha caratteri green, poi vedrete, si può poi facilmente trasportare nel settore. Quindi questo è un po' il programma, quindi partiamo dall'idea, l'imprenditore, questo sconosciuto, perché molti non sanno che cosa significa essere imprenditore, fino ad arrivare a concetti molto più specifici. Quindi è proprio una parte di stimolo all'imprenditorialità. Successivamente i ragazzi che hanno partecipato a questa fase potranno partecipare all'Hackathon, che invece è una vera e propria maratona per la creazione di idee di impresa, una maratona di 48 ore che si svolgerà a settembre e in cui tutti questi gruppi di ideatori metteranno in concreto, spiegheranno la propria idea, la formalizzeranno e poi saranno giudicati da una giuria di esperti composta proprio dalle imprese che sono nostri partner. I primi tre gruppi poi vinceranno una competition con dei premi. Andiamo verso la conclusione, un po' più. Il bando dell'Entrepreneurial Bootcamp lo troverete nel corso della prossima settimana o al massimo all'inizio della settimana prossima sul sito disac.unipartenope.it. Il bando sarà pubblicato entro il 15 giugno, per 15 giorni. La prima edizione partirà il 13 giugno e la valutazione avverrà attraverso i titoli, cioè andremo a vedere il vostro percorso universitario, un colloquio motivazionale. Quindi se siete interessati vi incoraggio poi a controllare il sito dell'università. Ad ogni modo potete anche scrivere all'email di riferimento e vi risponderanno il prima possibile. Ok? Quindi grazie. Se ci sono altre domande. E allora, per la conclusione di quest'ultima fase, in qualche modo invito a rimanere il professor Rippa con noi e anche chiedo a Gabriella Sant'Agata dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR di raggiungerci, perché assessore, in effetti l'innovazione è fatta anche di emozioni e di personaggi che in qualche modo l'hanno sempre fatta l'innovazione, a volte anche prima che fosse di moda, no? E quindi è un po' con una certa emozione, devo dire la verità, che chiedo a Pierluigi Rippa di raccontarci un pochettino l'edizione del 2022 della Start Cup. Faccio un'entrata a gamba tesa solo prima di, diciamo, appunto dare spazio a questa sinergia con la Start Cup che stiamo cercando di promuovere, appunto per mettere al meglio tutte le potenzialità dei diversi interventi. Per ricordare che in questo avviso avevamo messo, e è stato ricordato insomma da più di voi, come premialità l'approccio metodologico dell'Open Innovation, e infatti avete visto che molti partenariati vedevano dentro come partner di secondo livello anche delle grandi aziende che avrebbero lanciato le sfide e dato le loro esigenze. Questo diciamo per me è stato un elemento veramente qualificante anche nella selezione dei progetti.
Ambiti. Come molti di voi sanno, noi da 2 anni abbiamo ormai anche un po' di più la nostra piattaforma di Open Innovation, che ha più di 50 aziende che ci hanno grandi aziende che ci hanno affidato le loro sfide. Abbiamo risolto tanti matching, abbiamo più di 1700 utenti. Quindi credo che la fase di startup della nostra piattaforma sia andata bene e in qualche modo si sia anche conclusa, nel senso che io mi aspetto che da tutte queste progettualità ogni ATS, ogni partenariato mi faccia da ambasciatore sul territorio e possano quindi arricchire la nostra piattaforma, che di fatto è la vetrina dell'innovazione, la vetrina della collaborazione, ma non è solo una vetrina, è un luogo di lavoro, di collaborazione. Quindi vi ricordo che tutte le challenge, tutto quello che prenderete dalle grandi aziende e tutte le proposte che possono ovviamente tradursi in qualcosa di significativo in termini di nuova progettualità, nuove soluzioni, devono andare in piattaforma, ma al di là dell'obbligo diciamo amministrativo è un piacere accogliere tutta diciamo questa nuove energie innovative sulla nostra piattaforma. Insomma, era un remind per tutti voi. Prego. Allora sì, io mi collego anche perché, come dire, lo spirito della Startup Cup è sempre stato, fin dalla sua origine, in cui i 7 atenei si sono coalizzati in questa grande competizione, quindi stiamo parlando del 2010, hanno sempre avuto come obiettivo quello di creare un percorso regionale, un percorso che coinvolgesse tutto il territorio della regione Campania, quindi in qualche modo è perfettamente, come dire, allineato a quanto l'assessore ci stava raccontando. E questo spirito forte di creazione di questo network e quella diciamo strisciata di 7 loghi che vedete in alto è il risultato di un lavoro che è stato fortemente voluto da colui al quale abbiamo deciso di intitolare la competizione per il 2022. Il professore Raffa, fin dalle origini della Startup Cup, che inizialmente era Federico II e coinvolgeva unicamente l'Ateneo Federiciano dal 2003, ha poi visto l'aggregazione anche degli ulteriori altri settori accademici della Regione Campania, e ha sempre dato una forte spinta affinché sia università di matrice prettamente tecnologica, dove quindi vivessero anche delle progettualità particolarmente forti dal punto di vista innovativo, quindi Federico II, Partenope, Sannio, Salerno, ma ha sempre dato una forte spinta a far partecipare anche quegli atenei che apparentemente potrebbero apparire lontani, no, da quella che è una progettualità d'impresa, come le facoltà gli atenei più umanistici come il Sor Ursula o l'Odo Orientale. Ma in realtà l'idea, la vision che c'è sempre stata in questo progetto era proprio creare questo ambiente di contaminazione, questo ambiente misto di forti competenze sia dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista umanistico, che in effetti rappresentano oggi un elemento chiave del percorso di sviluppo. La Startup Cup quindi non poteva assolutamente non ricordare la figura, e quindi ecco perché vedrete continuamente questo logo di Startup Cup Campania, Mario Raffa, che assieme poi alla figura che conosceremo nell'intervento successivo ha veramente dato un impulso forte e importante sul nostro territorio. Venendo alla progettualità della Startup Cup, l'idea è quella di creare un nesso forte tra le iniziative della Startup Cup e i progetti che abbiamo ascoltato stamattina. Quindi mi rivolgo anche a tutti i progettisti, alcuni come sono già andati, dopo li intercetterò, di dare e creare un ambiente di forte collaborazione tra la competizione della Startup Cup, che fondamentalmente è rivolta a ricercatori, dottorandi, studenti, tecnici, tutti coloro che in qualche modo sono collegati ad una realtà universitaria e che hanno un'idea di progetto di impresa, che vogliono portare avanti attraverso un percorso di formazione, di incubazione, gestito poi dai singoli atenei, su delle finestre temporali ben specifiche. Noi adesso abbiamo già fatto una prima parte di formazione comune a tutti gli atenei. Ogni singolo ateneo adesso si sta organizzando per delle iniziative interne, quindi vi invito a contattare i singoli referenti dei singoli atenei per promuovere la partecipazione dei gruppi alla competizione in una finestra di registrazione che si terrà nel mese di giugno, dove i gruppi potranno registrarsi formalmente a partecipare alla competizione.
Inizierà a quel punto la fase di incubazione, quindi di sviluppo del business plan, del business model e di tutte le iniziative che saranno come finalizzate e focalizzate a far sì che queste progettualità diventino poi delle vere e proprie imprese, per arrivare al mese di settembre, dove il deposito del business plan ci consentirà di gestire la seconda fase, che è quella della valutazione dei progetti presentati. I migliori 10 parteciperanno alla finale che si terrà nella seconda metà di ottobre e che presumibilmente cercheremo di organizzare a Procida. Cosa consente la partecipazione a questa competizione? Consente prima di tutto di entrare in un network importante di soggetti che partecipano alle attività, no, di sviluppo e di promozione dell'ecosistema innovativo campano, e quest'anno e l'anno prossimo saranno particolarmente significative, perché il nascere di tutte queste progettualità, che come avete sentito fatte di fasi tipicamente di scouting e di incubazione di impresa, si innestano perfettamente all'interno della competizione. Ma la competizione ha come obiettivo non solo quella di premiare i migliori progetti in Campania, quindi che usciranno fuori dai 7 Atenei, ma avrà anche come obiettivo quello di portare i migliori 5 a competere con i vincitori delle altre start-up regionali nella competizione finale, il Premio Nazionale per l'Innovazione, che quest'anno si terrà alla fine di novembre, inizio dicembre, ancora devono stabilire precisamente le date, che verrà organizzata in Abruzzo. È quindi un'opportunità, come dire, per non solo dare vitalità delle progettualità a livello locale, ma entrare anche in un meccanismo di competizione, sicuramente di network molto più ampio che quello nazionale, dove ovviamente il numero di attori comincia a crescere per numerosità e anche per sicuramente opportunità. Vi invito pertanto, come dire, ad andare sul sito per vedere anche tutte le informazioni e tutto l'avanzamento delle iniziative che verranno promosse continuamente. Già dalla fine di giugno, inizio luglio, avremo un set di 4 mini eventi sulle 4 principali città dove insistono gli Atenei, per un percorso sempre di animazione. Ma davvero invito i progettisti del rafforzamento ecosistema a creare un network forte, perché si crea un doppio canale. Da un lato i soggetti che devono partecipare alle progettualità che abbiamo ascoltato, che quindi vengono un pochettino dal circuito startup e che hanno bisogno di avere delle verticalizzazioni forti e competenti come quelle che avete presentato, viceversa progetti che escono fuori, imprese e progetti creativi che escono fuori dalle singole progettualità, possono sicuramente entrare a far parte del circuito della startup e quindi, ecco, competere anche in uno scenario nazionale e dare sicuramente quel risultato, quella anche visibilità che stiamo, come dire, costruendo nel nostro territorio. Grazie. A questo punto ora passo la parola a Gabriella Sant'Agata, parlando di personaggi per la presentazione del premio per la miglior tesi di laurea magistrale intitolato alla memoria di Mario Malinconico. Ok. Innanzitutto grazie per l'introduzione, buongiorno a tutti e innanzitutto porto i saluti del professore Ambrosio, che è il direttore del mio istituto, che per impegni pregressi non è riuscito a venire qui, si è anche dispiaciuto molto. E però io per certi versi lo ringrazio, perché mi ha dato la possibilità di presentare questo prestigioso premio dedicato ad una persona che è stata importantissima per la mia vita, per il mio percorso scientifico, ma anche proprio per il rapporto umano che chi come me ha avuto la fortuna di conoscere sa essere stato molto molto importante. Mi piace ricordare Mario sempre con questa slide iniziale che lo rende anche molto presente, perché in realtà quando parliamo di Mario si parla di una sinergia, di una perfetta armonia tra uomo di scienza, di grande scienza, amico e grande divulgatore. Nessuno di questi aspetti può prescindere dall'altro. Mario era proprio l'insieme di queste tre figure professionali. Come faccio ad andare avanti? C'ho il pointer, forse, chiedo scusa. Grazie. E quindi per me è importante, insomma, per chi l'ha conosciuto sicuramente condividerà questo aspetto, per chi non l'ha conosciuto però potrà sicuramente ritrovare in queste parole, spero, l'importanza e la validità di quanto ho detto. Allora, così, ok, non voglio fare sicuramente un percorso storico di Mario, ma questo è soltanto per dire che io ho conosciuto Mario al CNR e il CNR per Mario è stata sempre la sua casa professionale, la sua casa scientifica, così come diceva, l'unica che non ha cambiato nel corso della sua vita. Quindi lui diceva
per sempre fedele, perché in realtà Mario ha cominciato a lavorare al CNR nel 1977 facendo la tesi sperimentale, poi si è laureato in chimica industriale ed è rimasto sempre praticamente al CNR, quindi ha vissuto tutti i cambiamenti, non solo come nomenclatura di istituto, ma proprio come attività svolte nell'ambito dell'istituto. E in effetti Mario proprio inizialmente ha cominciato la sua attività dedicandosi alla sintesi di polimeri, alle modifiche di polimeri di sintesi e polimeri naturali. Ma solo intorno al 2000, quando ha incontrato il professore Liquori, si è affacciato proprio verso il mondo che poi lo ha portato avanti fino ai nostri giorni, relativo proprio alla sostenibilità, cioè allo studio quindi di polimeri e di biopolimeri presenti in natura e quindi l'approfondimento verso le risorse naturali e verso lo studio delle potenzialità delle risorse naturali. Quindi possiamo dire che nel 2000 c'è stata proprio la svolta di Mario verso la sostenibilità, proprio intesa come la intendeva Brundtland, quindi uno sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le esigenze di questa generazione senza compromettere quello delle generazioni future. E quindi la svolta chiaramente irreversibile da quella che è l'economia lineare all'economia circolare, quindi dal take, make, disposal al take, make, reuse, recycling e così via, cioè passare verso una economia che è in grado praticamente di autogenerarsi. Questi sono i punti cardine su cui Mario ha lavorato moltissimo in questo settore e che rappresentano anche parte degli obiettivi del premio dedicato a Mario. La valorizzazione e il riutilizzo di scarti e sottoprodotto delle filiere agroindustriali, il riciclaggio di materie plastiche, dunque il loro riutilizzo, lo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili dedicate proprio ad un'industria del settore dell'imballaggio e dell'agricoltura. Quindi si può dire che questo studio chiaramente ha fatto sì che Mario nel corso degli anni assumesse degli incarichi sia a livello nazionale che a livello internazionale di grandissimo prestigio. Dall'essere presidente del comitato scientifico di Assobioplastica, l'associazione che incubatore di grandi aziende di produzione e trasformazione delle materie plastiche, all'essere dal 2011 al 2018 il delegato CNR rappresentante italiano per lo IUPAC, quindi per l'International Union of Pure and Applied Chemistry, ed è proprio lo IUPAC che ha conferito a Mario un premio importantissimo nel 2013 per il Distinguished Award per la, proprio per lo studio, la ricerca delle bioplastiche, delle plastiche, quelle che noi definiamo tuttora bio-based. In ogni caso già nel 2004 Mario, per degli studi condotti sulla pacciamatura biodegradabile, quindi sulla pacciamatura via spray, su cui poi Mario ha fatto un brevetto successivamente, ha vinto proprio un premio a St. Andrews per l'ambiente. Ora, questi sono soltanto alcuni spot di Mario, però mi piace proprio inserirli anche in questo contesto, nel contesto di Innovation Village, nel contesto di campagna Investe sull'ecosistema innovativo, perché Mario è presente oggi tranquillamente da tutti quanti noi. È stato presente in tutte le precedenti edizioni di Innovation Village, anche perché era membro del comitato scientifico, ha coinvolto tutti quanti noi. Il nostro istituto, quando c'era Innovation Village, era trasferito qua, perché per lui la divulgazione, la disseminazione erano elementi fondamentali, gli elementi che ci ha lasciato in qualche modo e che noi speriamo di portare avanti in modo degno. E quindi secondo me è veramente importante che sia stato conferito uno dei, perché poi so che ce ne saranno degli altri, premi per la migliore tesi di laurea magistrale intitolato proprio alla memoria di Mario. Tesi che è stata supportata dalla D&D Holding, dall'IPCB, dal CNR, quindi dal nostro istituto, e dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Quali sono allora gli obiettivi per chi volesse partecipare? Spero in tanti, gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'annualità 2021-2022. Modello, innanzitutto modello di economia circolare alla base, sia per energia che per l'ambiente. Una tesi che preveda anche la riduzione in qualche modo degli studi condotti sulla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e sulla riduzione dei rifiuti, quindi intendendo con questo la produzione per esempio di manufatti che hanno un tempo di vita molto più lungo, quindi una shelf life più lunga.
Come dicevo prima, la valorizzazione e il riutilizzo degli scarti, dei sottoprodotti delle filiere agroindustriali che vengono rimesse proprio in circolo attraverso produzioni di compositi, biocompositi, e quindi praticamente per ottenere delle risorse prime e seconde, cioè che provengono comunque da un manufatto. Lo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per applicazioni industriali nel settore agricoltura e dell'imballaggio e il recupero, il riciclaggio e quindi il riuso di materie plastiche. Il premio prevede quindi una somma di 500 euro che viene consegnato proprio direttamente dalla D&D Holding il 27 e il 28 ottobre della 7ª edizione di Innovation Village. Uno stage retribuito di 3 mesi presso una delle aziende della D&D Holding, aziende che sono chiaramente rivolte alla sostenibilità, transizione ecologica, oppure questo stage di 2000 euro, oppure un importo pari alla stessa cifra per un percorso formativo all'estero. Ecco, io spero di essere stata nei tempi, volevo ringraziare tutti e soprattutto per me è sempre un onore e un piacere parlare di Mario e ricordarlo. Grazie. Ok, prego, prego. Piccolo fuori programma perché mi dicono che c'è anche un'altra iniziativa, brevissimamente perché se no sforiamo poi troppo sull'evento successivo. Buongiorno a tutti. Ringrazio la K4B con Innovation Village per dare questa opportunità qui di presentare come Spicy. La mia collega prima ha presentato il progetto Go Global, vedo anche tanti giovani ragazzi qui perché abbiamo lanciato un avviso per selezionare 3 giovani borse di studio per trascorrere un periodo da noi di 12 mesi in particolare sulle 3 aree di specializzazione di Spicy che sono accelerazione, digital transformation, internazionalizzazione. Quindi se siete interessati a godere di questa opportunità abbiamo lanciato questa borsa di studio sul sito di www.spicy.eu aperta fino al 31 maggio e se volete avere maggiori informazioni potete anche chiedere a me che sarò qui fino nella mattinata. La durata è di 12 mesi di 18.000 euro ciascuno, avevo dimenticato anche il costo e comunque è interessante. Grazie a tutti. Grazie mille. E ora vi invito a rimanere qui perché come ci aveva prima anticipato Tesauro c'è la presentazione più nel dettaglio del progetto Giffoni for Kids e poi alle 12, ma a questo punto prendiamo un quarto d'ora diciamo di autonomia in qualche modo per recuperare, c'è invece la presentazione degli Innovation Village Awards di quest'anno. Grazie.